Buongiorno a tutti, sono Roberto Lovato, sono il dirigente dell'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con le Organizzazioni Internazionali dell'Agenzia ICE, Agenzia per l'Internazionalizzazione delle Imprese, e ho il piacere di introdurre, di svolgere l'attività di moderatore in questo webinar che abbiamo organizzato in merito al programma europeo di investimenti esterni con il focus sull'Africa. Un tema che riteniamo molto attualità. Noi, anche come agenzia, stiamo svolgendo un'intensa attività verso i paesi africani e di formazione di avvicinamento delle aziende alle realtà produttive di questo continente che riteniamo fondamentale per il futuro dell'economia mondiale. Ringrazio tutti i partecipanti, coloro che hanno con il loro interesse dato vita a questo webinar. Ringrazio tutti i relatori che interverranno e che avrò modo di presentare nel corso di questo webinar. Ovviamente tutte le aziende che hanno fornito l'interesse, hanno prestato l'interesse alla nostra iniziativa, e vorrei in modo particolare ringraziare le colleghe Patrizia Managò ed Emanuela Perissi, che hanno contribuito, diciamo, hanno fornito i contributi organizzativi principali alla riuscita di questa iniziativa. E ovviamente non voglio dimenticare il nostro ufficio di Bruxelles, che ha contribuito fattivamente all'organizzazione e ai contatti con la Commissione europea. Partirei immediatamente con gli indirizzi di saluto del nostro direttore generale, dottor Roberto Luongo, per un'introduzione e un saluto da parte di ICE Agenzia. Prego, dottor Luongo. Grazie Roberto, grazie a tutti i partecipanti a questo importante evento di promozione e di informazione, ma anche di assistenza per le tante imprese italiane che sono collegate, a cui va il mio saluto più affettuoso, perché è dimostrazione non solo della nostra continua attività su un tema importante quale quello dei rapporti, dei finanziamenti, dei supporti dell'Unione Europea e Banca Europea per gli investimenti, oltre a quelle del supporto che danno le nostre strutture di promozione nel campo finanziario come la Cassa Depositi e Prestiti. Saluto, ripeto, tutti i partecipanti, poi ascolteremo esattamente i termini di queste opportunità per le imprese italiane. Perché per noi, come ha detto Roberto, il tema della collaborazione sui mercati africani sta diventando sempre più strategico. I mercati africani, di questi 54 paesi dove le imprese italiane possono operare, è ancora troppo basso il tasso di penetrazione non solo delle nostre esportazioni, ma anche delle nostre presenze nel campo delle infrastrutture, quando ricordo soltanto qualche decennio or sono, andiamo indietro anche di 2 o 3 decenni, la presenza anche supportata dalla cooperazione italiana era una presenza molto più massiccia, era una presenza molto più visibile. I tempi chiaramente sono cambiati, ma sono cambiati anche i paesi africani, e quindi che nel cambiare dei paesi africani e quindi verso processi di maggiore liberalizzazione dei mercati, di apertura dei mercati, è importante per le imprese italiane essere sempre più presenti nei progetti di internazionalizzazione di questi paesi, di apertura, di infrastrutturazione, e quindi di saper cogliere il programma europeo per gli investimenti esterni in maniera tale da consentire alle nostre imprese di poter assumere un ruolo più centrale rispetto a quello che oggi abbiamo su questo versante.
Chiaramente la presenza dell'Italia nell'Africa, non lo devo dire alle imprese che sono collegate, che chiaramente hanno tutte un interesse verso quell'area geografica e presso questo continente, è molto, diciamo, a macchia di leopardo, scusate questo paragone, perché naturalmente mentre noi andiamo sulla parte della costiera mediterranea, della costa mediterranea, del nord dell'Africa, una presenza molto forte, stabile, continuativa, nell'area invece subsahariana la presenza delle imprese italiane, sia dal versante, come dicevo prima, delle infrastrutture, quindi nei progetti di grande infrastrutturazione, mettiamo a parte il discorso dell'importanza strategica che sta assumendo, che ha assunto la Cina negli ultimi 5 anni, è molto più limitata. Abbiamo, ripeto, consistentemente aperto nell'area dell'Africa, oltre a quelle della costa nord, come dicevo prima, che copre dal Marocco sino all'Egitto. Siamo presenti in tutti i paesi, momentaneamente solo abbiamo chiuso la Libia, ma nell'area subsahariana abbiamo aperto Accra nel Ghana, abbiamo aperto Addis Abeba in Etiopia, abbiamo Johannesburg storicamente aperte, abbiamo l'Angola, il Mozambico. Quindi la presenza degli uffici dell'ICI negli ultimi 4-5 anni si è considerevolmente accresciuta ed è giusto che sia così. Però noi, guardando i dati sul versante nostro, lo dico alle imprese che sono collegate adesso, utilizzate sempre più i nostri uffici di quell'area, che possono darvi delle informazioni e dell'assistenza diretta su quei mercati. Stiamo insistendo sempre più con il Ministero degli Affari Esteri e in sintonia per tirar fuori sempre più le opportunità di collaborazione con quell'area e con quei paesi, con quei mercati. Stiamo per esempio avendo un ottimo riscontro su tutto il tema degli investimenti nella filiera agroalimentare. Abbiamo lavorato molto bene anche con sulle tematiche, appunto, con la collaborazione per esempio con una filiera, diciamo, delle macchine per agricoltura, sia le macchine per imballaggio, la raccolta ortofrutta, eccetera. Abbiamo uno strumento molto interessante che è l'Abinnova, dedicato all'Africa, proprio per far sviluppare le conoscenze sulle tecnologie italiane da parte dei manager africani, in modo che si abituino a poter comprare sui nostri mercati i prodotti made in Italy, non solo quelli classici del made in Italy, ma anche quelli soprattutto della macchinari, tecnologia, eccetera, su cui noi siamo leader mondiali. Dico questo perché la nostra presenza deve essere sempre più percepita e percepibile, e c'è questo sforzo congiunto. Ripeto, oggi abbiamo voluto mettere un aspetto molto, molto importante, perché noi come ICE vogliamo far sì che, mettendoci insieme a sistema, e quindi oggi ci fa piacere avere, ripeto, l'Unione Europea, la Commissione Europea con le sue direzioni generali, la Banca Europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da poter avere insieme tutte le opportunità e tutte la varia strumentistica che noi possiamo mettere a disposizione. Abbiamo un vasto programma promozionale, probabilmente più tardi anche Roberto vi dirà di più su quello che noi stiamo facendo. Faremo iniziative anche nel campo dell'europrogettazione, proprio per far sì che le imprese siano più abili anche nel saper riconoscere le opportunità concrete che abbiamo nell'ambito dei finanziamenti dell'Unione Europea e non solo. Quindi uno sforzo notevole. Le opportunità, a parer mio, abbiamo fatto anche un'analisi comparata nelle scorse settimane per vedere quali sono i tassi di penetrazione potenziali dell'Italia. Questo l'abbiamo fatto insieme alla SACE, sempre del gruppo di Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, dobbiamo essere, secondo me, però un po' più aggressivi. Lo dico invitandovi, ripeto, a utilizzare di più le nostre ambasciate e i nostri uffici dell'ICE nell'area africana, e soprattutto utilizzare questi appuntamenti come quelli di oggi e quelli che ci saranno nelle prossime settimane per poter trarre sempre di più questo tipo di informazioni e anche cogliere gli aspetti positivi di una presenza italiana sempre più qualificata e in numero consistente. Vi ringrazio.
Grazie, dottor Luongo, di questa introduzione dell'attività di ICE Agenzia, soprattutto per quanto riguarda mirata all'economia africana. Darei la parola adesso alla dottoressa Carla Montesi, direttore for Planet and Prosperity della Direzione Generale della Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo della Commissione Europea, per un indirizzo di saluto. Prego, dottoressa Montesi. Grazie, grazie Roberto, grazie Presidente Longo per aver organizzato questo webinar. Siamo al virtuale, ma la crisi Covid ci obbliga, ma è comunque un piacere per noi rinnovare questo sostegno all'ICE, perché consideriamo che l'importante aiuto all'internalizzazione in Africa delle imprese è importante, è un aiuto che noi vogliamo sostenere e ci auguriamo che nel futuro ci siano ancora di più un utilizzo degli strumenti europei in questo lavoro di internazionalizzazione. Direi che è ancora più importante oggi nel contesto di questa pandemia di aiutare il settore privato, perché sappiamo comunque qual è l'impatto oggi di questa pandemia nel settore privato. Purtroppo posso rimanere soltanto per queste parole di introduzioni. Il mio collega Efrem Garlando avrà la possibilità di entrare più in dettaglio negli strumenti europei. Io mi permetto soltanto di sottolineare forse due aspetti. Uno è quello che stiamo facendo nel quadro dell'emergenza Covid, il secondo è quali sono le prospettive effettivamente più a medio e lungo termine. Allora, sull'emergenza Covid, come voi sapete, l'Unione Europea è stata particolarmente attiva con un approccio anche Team Europe, non soltanto Unione Europea, ma Unione Europea con gli Stati membri. Abbiamo lanciato una conferenza di donazioni qualche settimana fa con l'obiettivo di velocizzare la creazione di soluzioni innovative per la salute, in particolare per i vaccini. Ci eravamo dati un obiettivo di 7 miliardi, siamo arrivati a 10 miliardi di supporto per gli stati, di supporto per il settore privato, ed ecco perché sottolineo questo aspetto. Sostegno in Europa, ma anche sostegno al di fuori dei confini. Abbiamo rapidamente organizzato un sostegno anche ai nostri paesi partner, in particolar modo anche chiaramente al continente prioritario che è l'Africa, per organizzare un pacchetto di fondi che potrebbero essere messi a disposizione in termini brevi per sostenere i vari paesi nella reazione alla crisi. Ecco, in questo pacchetto nel quale abbiamo raggiunto la somma di più di 15 miliardi, chiaramente non fondi freschi, ma fondi racimolati, direi, da programmi che non funzionavano, da piccole riserve che rimanevano nei vari cassetti. Comunque abbiamo mobilizzato 15 miliardi di fondi che possono essere messi a disposizione rapidamente, chiaramente per il sostegno alla situazione sanitaria, ma ugualmente per il sostegno alle imprese e al settore economico di cui ha particolarmente bisogno, sia in Europa, quindi sia in Italia, sia nei nostri paesi partner. Quindi è stato, voglio accennarvi questo elemento perché effettivamente voi sapete che abbiamo lanciato qualche anno fa degli strumenti innovativi, quale il sistema di garanzie attraverso le istituzioni finanziarie, garanzie per giustamente permettere alle istituzioni finanziarie di aiutare direttamente le imprese. Abbiamo rivisto questo pacchetto in modo da poter rendere operativo direttamente nei prossimi 3 mesi e mobilizzare rapidamente quasi 1,3 miliardi di programmi di garanzie presso le istituzioni finanziarie, quello la BEI, anche la Cassa Depositi e Prestiti che è qui con noi oggi, ma altre istituzioni finanziarie europee che saranno quindi nella possibilità nei prossimi mesi di lanciare programmi che mireranno proprio a sostenere le iniziative dei progetti di investimento portati dal settore privato, crescendo un po' la liquidità finanziaria che manca in questo momento. Quindi queste sono iniziative proprio a breve termine che sono state prese proprio per far fronte, assicurare una risposta immediata alla pandemia. Sul medio termine, come il Presidente accennava poco fa, chiaramente l'Africa rimane un continente prioritario. Qualche mese fa, all'inizio di marzo, abbiamo adottato la nuova strategia
Africa, Unione Europea e Africa. Come avete visto, molto probabilmente in questa strategia abbiamo mantenuto e rafforzato tutta la priorità per sostenere Green Deal, tutte le iniziative per un mondo più verde, digitalizzazione, ma soprattutto investimenti, creazione di lavoro, rafforzo per le imprese, per l'internazionalizzazione delle imprese in chiave sostenibile. Quindi questo piano europeo degli investimenti, che è stato già lanciato 2 anni fa, non soltanto è in corso, ma è ancora rafforzato nella prospettiva del nostro portafoglio finanziario futuro 2021-2027. L'idea rimane quella di concentrarsi sui 3 obiettivi chiari di questo piano di investimento europeo, quindi da una parte sbloccare, favorire gli investimenti tramite il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile, quindi tramite questo sistema di garanzie. Sottolineo soltanto che ci saranno più di 60 miliardi che potranno essere utilizzati a questo fine, quindi non sono certamente i fondi per sostenere gli investimenti futuri che ci mancheranno nel futuro, per sostenere le imprese e le banche attraverso un'assistenza tecnica specifica, quindi abbiamo mantenuto questo aiuto a questo aspetto di programmazione di progetti sostenibili che in questo momento manca crucialmente, perché quando analizziamo la situazione e le debolezze, chiaramente la programmazione, la progettazione rimane il punto di debolezza. E infine effettivamente tutto il nostro lavoro per il dialogo con gli stati partner per migliorare il clima di investimenti a livelli di paese, perché comprendiamo bene che le agenzie, che le imprese non vogliono investire laddove chiaramente c'è un clima di investimenti sfavorevoli o troppi rischi. Ecco, quindi sottolineato, ci sono tantissime opportunità economiche, una partnership tra i 2 continenti, Europa e Africa, che ne esce rafforzato, ancora più strumenti finanziari che saranno messi a disposizione nel prossimo portafoglio finanziario per aumentare investimenti nel campo delle energie sostenibili, nel campo della digitalizzazione, il sostegno a piccole e medie imprese, sostegno allo sviluppo urbano e sostegno anche all'attività agricola. Quindi attività che per il momento sono assolutamente deboli, nel quale l'Italia ha un ruolo che potrebbe essere predominante, perché ha un'expertise, perché ha un savoir-faire che potrebbe assolutamente essere di estremo aiuto sul continente africano. Quindi un lavoro che continuerà, che è attuale, che è presente, analizzerete più tardi, ma che sarà ancora più rafforzato nel futuro. Aggiungo un elemento che ho già menzionato di sostenibilità, perché come sapete l'Unione si è anche impegnata in questo accordo verde, nel Green Deal, accordo verde che per una sostenibilità in Europa, per una transizione nel campo energetico, per un mondo più sostenibile, ma che non vogliamo soltanto averlo in Europa, non ci siamo dati l'ambizione di averlo in Europa, ma anche di sostenerlo con i nostri paesi partner e in particolare anche in Africa. Questo significa che quando guarderemo al nostro futuro siamo alla ricerca di investimenti, di sostegno e sostegno ai paesi partner, ma anche con l'obiettivo di mirare investimenti sostenibili. Quindi credo che l'Italia con le sue imprese possa essere chiaramente all'avanguardia di questa rivoluzione. Possiamo esportare nel mondo le industrie verdi, tecnologie pulite, innovative, una finanza sostenibile. È un lavoro che, per il quale in Italia siamo già molto avanzati, che dovremo contribuire e dobbiamo utilizzare questa potenzialità e questa capacità per anche il nostro partenariato con l'Africa. Quindi opportunità non mancheranno. Efrem vi presenterà poi il nostro obiettivo a breve termine, perché effettivamente, come sapete, avremo l'Africa, l'Unione Africana, Unione Europea Summit, che è per il momento previsto per il 26-27 ottobre, pandemia permettendo sarà organizzato in presenza o in modo virtuale, però l'obiettivo è di mantenere questo summit e back to back con questo summit organizzeremo
un business summit e a questo business summit spero che le imprese italiane siano presenti in modo significativo. Quindi in bocca al lupo, grazie ancora per aver organizzato questo webinar, spero che sia estremamente utile e sempre pronti, appena il nuovo regolamento finanziario entrerà in vigore, ad approfondire tutte queste problematiche e ad indicare ancora in modo più dettagliato quali saranno le prospettive per il sostegno europeo alle imprese nel prossimo portafoglio finanziario. Grazie a tutti voi e ancora grazie per l'invito a partecipare e all'organizzazione di questo webinar. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, dottoressa Montesi, grazie della panoramica molto interessante che ci ha fornito in merito all'attività europea indirizzata verso il continente africano. Ora direi... prima di cominciare con le relazioni, alcune diciamo, informazioni di carattere tecnico, diciamo così. Durante tutte le relazioni che inizieranno tra poco sarà possibile chiedere delle informazioni, degli chiarimenti, porre delle domande ai relatori in due modalità, o tramite il pulsante di alzata di mano o tramite il pulsante Q&A e le domande che verranno formulate saranno raggruppate e sarà data risposta nella sessione finale di question and answer al termine delle relazioni. Quindi le domande possono essere poste durante tutto lo svolgimento del webinar, delle relazioni, le risposte saranno fornite nella sessione finale. Un'avvertenza, vi preghiamo di non utilizzare il pulsante chat per le domande, in quanto purtroppo qualora fosse utilizzato non siamo in grado di gestire domande formulate tramite questo strumento. Poi alla fine del webinar, al termine del webinar, a tutti i partecipanti verrà sottoposto un questionario di valutazione di customer satisfaction che vi preghiamo di compilare che per noi è molto importante avere un riscontro da parte dei partecipanti al fine di poter migliorare la nostra attività, corrispondere sempre meglio a quelle che sono le esigenze dei nostri utenti, dei nostri clienti. Chi non avesse provveduto a registrarsi preliminarmente per aver ricevuto il link tramite amici, conoscenti, colleghi, è pregato comunque di registrarsi in modo da poter poi mantenere il contatto successivamente ed essere informato di tutta l'attività di webinar e di attività promozionale che stiamo svolgendo come ufficio partenariato e rapporti con organismi internazionali. Dunque, a questo punto possiamo dare inizio agli interventi dei relatori. Un'ulteriore avvertenza: all'inizio di ogni relazione verrà lanciato un sondaggio con un paio di domande inerenti la materia della relazione che va ad essere presentato, in modo da fornire delle indicazioni anche ai relatori di quelli che sono gli interessi e le l'atteggiamento dei partecipanti e delle aziende nei confronti di alcuni aspetti fondamentali della materia che andrà a essere trattata. Dunque, a questo punto darei la parola, introdurrei il dottor Efrem Garlando della Direzione Generale per la Cooperazione e Internazionalizzazione Cooperazione internazionale e lo sviluppo della Commissione europea e direi di lanciare il primo questionario. Dunque,
Quali sono tra questi, quale tra questi è il maggiore ostacolo, a vostro avviso, ovviamente, che non permette alla tua azienda di investire in Africa? Prego tutti i partecipanti di rispondere a questa domanda. Prego. Dunque, mi pare che non ci siano altre votazioni in corso. Ok, per cui possiamo vedere che per quanto riguarda il maggior ostacolo agli investimenti è ritenuto l'accesso al credito, o comunque anche l'instabilità politica e le regolamentazioni locali poco chiare giocano un ruolo considerevole. Riguardo alla seconda domanda, che vedo cosa può fare di più la Commissione europea per agevolare gli investimenti, ecco, creare maggiori linee di credito e anche creare maggiori opportunità di partnership tra attori locali ed internazionali. Per cui questi sicuramente sono degli elementi da tenere in considerazione. Prego quindi il dottor Garlando di procedere con la sua relazione, ringraziando tutti per la risposta che hanno fornito. Grazie. Grazie dottor Lovato, buongiorno a tutti. Mi chiamo Efraim Garlando, sono un funzionario della Commissione europea e si occupa di settore privato e commercio presso il Direttorato Generale della Cooperazione e dello Sviluppo. E è un piacere, un onore essere qui e è sempre interessante ricevere dei feedback e parlare anche alle imprese italiane su come appunto possiamo lavorare insieme in questo interessante campo. Senza badare ulteriormente alle presentazioni, comincio presentando quello di cui andremo a trattare oggi, il Piano Europeo per gli Investimenti Esterni o External Investment Plan. Ci tengo a sottolineare che, come ha in precedenza ha sottolineato il Presidente dell'ICE, il Dottor Luongo, c'è stato un cambiamento di passo in Africa negli ultimi anni e lo possiamo vedere anche solo semplicemente dal ruolo che i giornali e le istituzioni finanziarie stanno verificando e lavorando in questo continente. E l'Unione Europea non è, diciamo, non è stata da meno. Ha negli ultimi anni lavorato sempre di più per creare questa partnership tra i due continenti. E come potete vedere dalla slide, questa partnership è anche in qualche modo chiara da un punto di vista di risorse e di scambi commerciali,
sviluppo di investimenti e ovviamente come aiuto ufficiale allo sviluppo. Vedete qua un quadro chiaro anche di come l'Unione Europea è il maggiore partner mondiale in Africa, maggiore degli Stati Uniti e maggiore della Cina, probabilmente anche solo per la prossimità, ma queste risorse che l'Unione Europea e i suoi Stati membri stanno mettendo insieme in questo continente sono importanti ed efficaci, anche come noi italiani ben sappiamo, per risolvere i problemi legati alla migrazione, anche solo semplicemente. Ed è per questo che il marzo scorso la Commissione Europea ha lanciato quella che noi abbiamo chiamato la strategia Unione Europea-Africa. Una strategia che è... Scusi, dottor Garlando, non sta scorrendo la presentazione. Dovrebbe essere alla seconda slide, non la vedete? No, purtroppo. Efrem, prova a ricondividere. Ok, allora ci riproviamo. Eccoci. Ora suppongo vediate. Sì, sì, sì. Seconda slide, perfetto, grazie infinite. Una strategia che quindi, diciamo, coinvolge cinque principali obiettivi, una transizione verde, una rivoluzione verde, il Green New Deal, come precedentemente la direttrice Carla Montesi ha sottolineato, ma anche una delle risorse e una partnership che riguarda la trasformazione digitale, lo sviluppo economico e del lavoro e ovviamente più politiche, ma sempre molto importante, sicurezza e migrazioni, che sono importanti per uno sviluppo a lungo termine del continente. Questa partnership è anche chiara ed importante alla luce della recente crisi Covid, che apparentemente non ha intaccato come l'Italia e come l'Europa il continente africano, o almeno i dati non ci permettono di avere un'idea chiara, ma che sicuramente avrà un impatto economico enorme nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ed è per questo che l'Unione Europea ha lanciato una risposta abbastanza univoca per aiutare il sistema sanitario, ma anche aiutare il sistema economico che verrà sicuramente gravato da questa crisi. Trovate nel link qua sotto, quando Alice condividerà la presentazione, anche alcune maggiori informazioni. E ora veniamo a parlare del Piano Europeo di Investimenti. Il Piano Europeo di Investimenti è un'iniziativa che è stata annunciata nel 2017. Quindi dottor Garlando, mi scusi, alcuni partecipanti chiedono di poter vedere la prima slide. Questa qua, suppongo? Ma tuttavia verrà condivisa successivamente, quindi dato anche... Certo, sì, grazie. Di andare avanti. Grazie comunque, e sicuramente sono a disposizione per domande successivamente. Veniamo a parlare un attimo di Piano Europeo degli Investimenti, perché è ovviamente il tema caldo di questo webinar, ed è un piano, diciamo, che ha l'obiettivo da parte della Commissione Europea di aumentare gli interscambi e gli investimenti tra l'Europa e l'Africa, soprattutto con due principali obiettivi: lo sviluppo sostenibile e la creazione di posti di lavoro. E questo piano è portato avanti attraverso tre pilastri principali. Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile, il primo pilastro, che è una garanzia finanziaria, una leva finanziaria di supporto agli stati e al settore privato. Un'assistenza tecnica, che è importantissima per diciamo mettere in pratica questi investimenti, e uno supporto al clima di investimento, cioè al miglioramento delle opportunità di business nei vari paesi. Ma andiamo un po' più nel dettaglio, e sono sicuro che poi gli altri colleghi di Cassa Depositi e Prestiti della Banca Europea di Investimenti parleranno anche loro di alcuni di questi aspetti. Andiamo a parlare del primo pilastro. Un primo pilastro che vede principalmente due strumenti finanziari al suo interno, che sono, diciamo, anche gli strumenti che l'Unione Europea mette in campo per l'aiuto alle imprese.
questi strumenti che sono le operazioni di blending e le garanzie finanziarie, che suppongo conosciate tutti, ma che andremo a parlare un po' più nel dettaglio nella prossima slide. Tuttavia ci tengo a sottolineare che questo piano non sarebbe possibile senza il prezioso aiuto delle istituzioni finanziarie europee. Ne abbiamo due qui oggi con noi, la BEI e Cassa Depositi, ma ce ne sono diversi. Ci tengo anche a sottolineare che come imprese italiane non è per forza che voi dovete passare attraverso la BEI o la Cassa Depositi e Prestiti. Ci sono diverse aziende, diverse garanzie e strumenti finanziari che sono anche messi a disposizione dalle altre istituti di credito. Ma andiamo effettivamente a parlare un po' più nel dettaglio del piano di investimenti. Come ho detto, l'Unione Europea mette in campo due principali strumenti finanziari, l'operazione di blending, quindi la combinazione di sovvenzioni finanziarie con strumenti finanziari, in modo da diminuire, da rendere le operazioni e gli investimenti maggiormente investibili, permettetemi questa parola, da parte delle imprese, e poi ovviamente delle garanzie che permettono di abbassare il credito per alcune operazioni, soprattutto che in una condizione normale non sarebbe possibile per motivi legati al rischio paese, al rischio economico, al rischio della bilancia commerciale, ma suppongo che siete ben a conoscenza di questi fattori. In questa slide trovate in qualche modo una lista di strumenti finanziari attualmente creati dalla Commissione europea. Ci tengo a sottolineare che questi strumenti sono validi al momento fino alla fine del budget della Commissione europea che finirà il prossimo 31 dicembre, ma che saranno in qualche modo ricreati con il prossimo budget a partire dal 1 gennaio 2021, magari con alcuni cambiamenti di cui andremo magari a parlare successivamente. La Commissione europea e le istituzioni finanziarie hanno hanno creato l'EIP anche per dare un'opportunità di supporto in alcuni settori prioritari per la Commissione e anche prioritari per lo sviluppo africano. Questi settori prioritari sono elencati qua e sono l'energia, lo sviluppo della piccola e media impresa, lo sviluppo agricolo e rurale, lo sviluppo delle città sostenibili e lo sviluppo digitale, la trasformazione digitale. Trovate nella tabella qua sotto alcuni esempi, non è esaustiva come lista, di fondi e di garanzie che l'Unione Europea ha in qualche modo come esempio di supporto che l'Unione Europea dà. E seppur con il Covid, che speriamo sia appena passato, ho messo anche queste slide in qualche modo per sottolineare il successo della nostra iniziativa negli anni scorsi. Abbiamo raccolto più di 20 proposte di investimento e abbiamo mobilizzato i nostri fondi con una leva finanziaria che ha raggiunto i 47 miliardi di euro. Questi sono in questi settori che ho elencato precedentemente. Ovviamente e c'è da sottolineare che con la crisi legata al Covid-19 alcune di queste garanzie, alcuni di questi programmi di investimento sono stati prioritizzati, mentre altri sono stati in qualche modo posticipati successivamente. Questo perché abbiamo dovuto prendere la decisione di investire sui settori e sulle tematiche che sono più importanti per in questo momento per lasciare la crisi economica alle nostre spalle, e sicuramente Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea parleranno di questi strumenti finanziari più concretamente, e per favore
dato che è molto importante anche sottolineare questo fatto. L'Unione Europea non è la, non gestisce questi strumenti finanziari, sono le banche europee che le gestiscono. È importante sottolinearlo perché noi non abbiamo nessun ruolo nel decidere se un'impresa accede a un determinato programma o no. Il rischio è gestito dalle banche, come giusto che sia, perché l'Unione Europea non è un istituto di credito, non è un istituto finanziario, ha semplicemente dettato un programma di investimento, come lo stiamo in questo momento spiegando. Andiamo oltre, e come ha sottolineato la dottoressa Montesi in precedenza, i fondi del primo pilastro del Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile non sarebbero così efficaci se non grazie anche a un'assistenza tecnica e a un supporto al clima di investimento. Andando a parlare dell'assistenza tecnica, abbiamo in qualche modo cercato di creare strumenti attraverso i nostri vari programmi per aiutare la preparazione di investimenti o l'identificazione, la feasibility di alcune iniziative per quanto riguarda il supporto al primo pilastro e anche un supporto al terzo pilastro, soprattutto per permettere, come è stato anche sottolineato nel poll in precedenza, le partnership tra attori locali e attori internazionali, ivi incluse le imprese europee e soprattutto italiane, diciamocelo. E andiamo ora a parlare del terzo pilastro, anche perché vedo che il tempo scorre e sono sicuro che gli altri relatori sono molto interessati anche a presentare le varie loro iniziative. Il terzo pilastro, come abbiamo detto, riguarda il clima di investimento e per me, diciamo, il pane quotidiano, quello di cui io mi focalizzo ogni giorno nel mio lavoro. E la Commissione europea in questo campo ha cercato di creare un framework, una linea di lavoro che guarda a che cosa un investitore privato o un'impresa ha bisogno affinché investa in un determinato paese. Ed è per questo che abbiamo creato questo quadro metodologico, permettetemi questa parola, per categorizzare, diciamo, i drivers del clima di investimento, che sono lo sviluppo umano, tra cui consideriamo l'educazione e la sanità, molto importanti in questo momento, l'innovazione di un determinato paese e l'ecosistema di innovazione attorno al quale un paese nasce e si sviluppa, lo sviluppo macroeconomico e lo sviluppo del sistema giudiziario e governativo e la stabilità politica, non meno importante. Al centro di questo, ovviamente, noi parliamo di sviluppo e di internazionalizzazione delle imprese, quindi un gioco importante anche determinato da come effettivamente uno Stato facilita il supporto alle imprese a livello locale. E avete nel riquadro a destra alcuni dei principali elementi che la Commissione europea cerca in qualche modo di supportare attraverso i differenti programmi. Come sottolineato anche in precedenza, lo sviluppo del clima di investimento è importante anche per attraverso uno scambio continuo tra lo Stato, il settore pubblico e il settore privato, anche per evidenziare quali sono gli elementi che permettono a un'impresa di investire in un determinato paese. Ed è per questo che l'Unione Europea ha investito molto attraverso le delegazioni nei vari paesi africani a creare dei dialoghi pubblico-privati tra le imprese europee e locali principalmente e i governi locali. Questo è stato creato tramite e attraverso l'iniziativa che noi abbiamo chiamato Sustainable Business for Africa. Come vedete, abbiamo anche cercato di capire ogni anno
mandiamo un sondaggio alle nostre delegazioni per capire come possiamo migliorare anche noi questi dialoghi. E vedete che l'82% delle delegazioni sostiene nell'anno scorso di aver avuto contatti faccia a faccia con il settore privato europeo, e in 35 di queste delegazioni l'Unione Europea facilita regolarmente dialoghi tra le imprese e i governi. Questo è anche importante se si guarda allo sviluppo delle camere di commercio europee che sono nate negli ultimi anni. Vedete qua un link, ci sono più di 20 camere di commercio che cercano di aiutare le imprese a fare business e a promuovere investimenti localmente. Passiamo un po' anche a effettivamente quali sono gli strumenti e come vengono utilizzati questi strumenti di sviluppo al sistema a supporto del clima di investimento. Questi supporti sono, come vedete, maggiormente focalizzati a livello locale, perché ovviamente le delegazioni conoscono quali sono i principali problemi, e ovviamente, dato che l'Unione Europea è nata come un'unione degli Stati, si è cercato anche di lavorare anche a livello regionale, perché, come ben sapete, l'Africa in questo momento sta attraversando anche un momento storico. Si creerà presto un accordo di commercio panafricano con tutti gli stati all'interno, che mira proprio a sviluppare un mercato libero per facilitare l'economia e lo sviluppo economico. E da un punto di vista di investimenti, l'Unione Europea, come potete vedere dal grafico alla vostra destra, si è molto focalizzata principalmente sullo sviluppo dell'ecosistema per le imprese, ma non lasciando da parte altri fattori estremamente importanti come la stabilità macroeconomica, il sistema giudiziario e così via. E per concludere questa presentazione, permettetemi di darvi un quadro un po' più chiaro del supporto al supporto alle imprese che l'Unione Europea ha svolto l'anno scorso. Come potete vedere dalla cartina e anche dalla lista alla vostra destra, l'Unione Europea nell'anno scorso ha principalmente lavorato in alcuni paesi come il Camerun, il Malawi, il Niger, la Tunisia, il Kenya, il Marocco e così via, e supportando un miglioramento delle imprese e dei programmi per lo sviluppo del business a livello locale. Dato che il mio tempo è quasi finito, permettetemi dunque anche di rispondere a una domanda che è stata fatta in chat in precedenza. Dal prossimo 26-27 ottobre l'Unione Europea, come ogni 3 anni, è chiamata a organizzare un dialogo multilivello con i partner africani dell'Unione Africana, e per la settima volta l'Unione Europea ha anche lanciato la creazione di un summit Europa-Africa. Questo summit avrà il principale obiettivo di supportare le dichiarazioni politiche che verranno fatte successivamente, ma che ha anche l'obiettivo di promuovere i brand e delle imprese europee affinché sviluppano e creano maggiori partnership in Africa. Sto lavorando molto a creare questo summit, purtroppo sarà principalmente online, ma speriamo anche di avere alcuna presenza in loco, vediamo. Sarà a Bruxelles e i settori principali, prioritari, che verranno toccati sono simili a quelli dell'External Investment Plan, ma anche un po' più allargati. Andremo a toccare temi importanti e prioritari per l'Unione Europea, come l'economia circolare, il settore minerario, che comunque è il settore più importante in questo momento di sviluppo africano, e così via. Mi fermo qui, spero di essere stato utile, e lascio la parola
ai miei colleghi della BEI e di Cassa Depositi e Prestiti. E sono a disposizione successivamente per domande. Grazie infinite. Grazie a lei, dottor Gavlando, di questa presentazione veramente interessante ed esauriente. Passiamo alla seconda relazione che sarà tenuta dal dottor Cornelio Cocuzza, responsabile della Global Partners Department della Banca Europea per gli Investimenti, e come attività preliminare, diciamo, come per la precedente relazione, facciamo partire il sondaggio. È una cosa che avevo dimenticato di specificare prima. È possibile rispondere a più domande, non più ovviamente di due o tre, in modo da avere una panoramica completa della situazione e del polso di quelli che sono i sentimenti dei partecipanti. Prego, cominciate a rispondere. Che, in modo da poter velocizzare, dedicare, passare poi direttamente alla relazione del dottor Cocuzza. Quindi si chiede: per finanziare investimenti in Africa, quali sono i prodotti bancari che pensate siano più importanti per le aziende italiane? E per incentivare gli investimenti europei in Africa, quali settori dovrebbero essere messi in evidenza dai finanziamenti BEI? La votazione sta procedendo. Ancora qualche istante. Benissimo, direi di chiudere la rilevazione. Ecco, per cui per quanto riguarda quali sono gli strumenti, i prodotti bancari che pensate siano più importanti, sicuramente le garanzie parziali di rischio paese e comunque anche praticamente a pari merito i prestiti a medio e lungo termine, comunque anche prestiti a tasso agevolato giocano un ruolo molto molto rilevante. Per quanto riguarda invece quali settori, soprattutto l'industria di trasformazione dei prodotti e il settore dell'agricoltura. Benissimo. Prego, dottor Cocuzza, a lei. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Ecco, sono Cornelio Cocuzza, infatti, come ha detto il dottor Lovato, sono responsabile per i programmi di assistenza tecnica e per i programmi di finanziamento combinato con i fondi a sostenimento, ad alto sostenimento per l'economia e con i fondi della Commissione Europea. E vorrei cominciare appunto per ringraziare l'ICE per aver organizzato questo evento e salutare tutti i partecipanti. Quindi comincio direttamente con la mia presentazione e mi metto appunto, do un attimo un'apertura su tutto quello che fa come strumenti di base la Banca Europea per gli Investimenti. Ecco, non so se riuscite. Possiamo vedere lo schermo. Ecco.
Questo appunto, la mia presentazione riguarda il nostro ruolo quanto riguarda il programma europeo per gli investimenti esterni, però permettetemi di fare una piccola premessa su quello che fa la BEI, notamente in Africa, tutta zona che noi consideriamo come Africa, Caraibi e Pacifico. Qual è il valore aggiunto dei prodotti di finanziamento BEI? E poi parlare un attimo del contesto del programma europeo per gli investimenti esterni, i nostri programmi che abbiamo presentato alla Commissione europea per quanto riguarda i finanziamenti alle piccole e medie imprese, le piattaforme per esempio di diagnosi sanitaria per l'Africa, e parlare un attimo anche delle garanzie europee per l'energia rinnovabile che stiamo mettendo in moto con la Cassa dei Depositi e Prestiti. Allora, una piccola premessa, appunto penso che conoscete tutti abbastanza bene la Banca Europea per gli investimenti, che il nostro capitale è detenuto dai 27 Paesi membri dell'Unione e che appunto siamo operativi da già più da 60 anni, notalmente, specialmente per l'Europa. Infatti il 90% dei nostri finanziamenti vanno per i Paesi europei, ma il 10% va anche per i Paesi al di fuori dell'Europa. Quindi dal 1963 siamo stati mandatati per poter anche erogare finanziamenti anche in altri paesi. Quindi abbiamo una copertura geografica di già 160 paesi. Quindi il nostro finanziamenti totali, erogazione dei finanziamenti, per esempio l'anno scorso, nel 2019, sono stato quasi di 62 miliardi. E per quanto riguarda al di fuori dell'Unione Europea, abbiamo già erogato più di 7 miliardi. Ecco, posso procedere con la seconda slide per guardare un attimo quanto riguarda la parte Africa, Caraibi e Pacifico, più particolarmente i nostri finanziamenti nel 2019 che abbiamo erogato fino a 1,35 miliardi di euro e come vedete principalmente per il settore privato il 64%, ma anche per il settore pubblico. E con l'utilizzo anche della nostra facilità di investimento fino a 658 milioni di euro. Vedete che i nostri prodotti finanziari possono variare sia dai prestiti senior ai fondi di investimento, i finanziamenti in moneta locale, l'assistenza tecnica, le sovvenzioni finanziarie, e possiamo anche fare questo blending finance con i prodotti appunto dei grant della Commissione europea per poter sovvenzionare un attimo le nostre operazioni di finanziamento. E come vedete appunto negli ultimi 6 anni, dal 2013, abbiamo erogato fino a 6 miliardi di euro e questo ci permette di fare da un po' da effetto leva, perché i nostri finanziamenti di 6 miliardi hanno dato luogo a investimenti di 40 miliardi, quindi c'è un effetto leva di quasi 7 volte su questi finanziamenti che riusciamo ad erogare. E nel 2019, appunto a livello geografico, in Africa, la più parte dei nostri finanziamenti sono andati nell'Africa occidentale, coprendo la zona Sahel, ma anche nella parte meridionale dell'Africa e del Ceneo Indiano, e poi tutti i progetti regionali che abbiamo anche potuto concedere. Cosa finanziamo come progetti di risalto? Se posso prendere quelli che abbiamo fatto nel 2019, come diceva appunto la dottoressa Montesi inizialmente, che facevamo appunto, noi siamo anche per noi il clima, la lotta contro il clima e i cambiamenti climatici è molto molto importante, quindi i nostri investimenti sono anche per le aziende private produttrici di soluzioni innovative per ridurre questo rischio e cerchiamo al più possibile di agevolare questi investimenti con programmi di assicurazione. Quindi abbiamo appoggiato l'Africa Trade Insurance, che è una multilaterale africana, per poter dare questo tipo di coperture di rischio assicurazione alle imprese private per coprire i loro fabbisogni per gli investimenti in Africa. Quindi noi finanziamo la parte equity di questa multilaterale, finanziando i contributi di paesi africani che prendono le partecipazioni in questa società. Poi facciamo certamente il sostegno alle piccole e medie imprese private per investimenti di progetti climatici, tutto quello che è energia pulita, efficienze di energia,
senza dimenticare appunto l'appoggio che diamo alle infrastrutture anche delle telecomunicazioni, perché sappiamo che con le telecomunicazioni non solo riesce ad aumentare i collegamenti nell'Africa, ma sappiamo che le telecomunicazioni vengono spesso molto più abitualmente utilizzate anche come modo di poter approvvigionare con l'inclusione finanziaria dei clienti e dei vari utenti di queste telecom. Quindi i pagamenti che vengono spesso effettuati con il telefonino piuttosto che andando in banca aiuta avere un accesso più ampio nel paese, e lo abbiamo fatto appunto per i clienti in Guinea. Qual è allora dunque il valore aggiunto della Banca Europea degli Investimenti in Africa? Beh, certamente, come certi di voi avete già risposto alle domande, noi cerchiamo di essere una fonte sicura di finanziamenti a medio e lungo termine proprio lì in quei paesi emergenti, diciamo, meno sviluppati e più a rischio più elevato. Quindi anche con l'aiuto della Commissione, grazie a queste iniziative, che i programmi della Commissione, riusciamo anche ad andare in paesi dove la BEI normalmente non prenderebbe molto rischio. Quindi possiamo procurare finanziamenti anche a paesi a rischio più elevato. Certamente il nostro rating, credit rating di AAA, ci permette di ottenere fondi dai mercati finanziari a un costo più basso delle banche commerciali, e questo viene passato appunto ai nostri clienti, certamente per poter dar luogo a questo tipo di investimenti a medio e lungo termine. I nostri più di 50 anni sono già 57 di esperienza e conoscenza dei mercati africani, aiuta appunto con la competenza tecnica che noi già abbiamo sull'Europa per strutturare progetti anche in Africa. Appunto, è molto interessante vedere i nostri competenti, i nostri ingegneri che lavorano su progetti europei e che conoscono già molto bene le competenze e le tecnologie europee, poterle passarle anche in Africa, quindi usare lo stesso know-how europeo e poterlo amplificare anche nei mercati africani. E poi c'è questa efficacia nell'attirare ulteriori investimenti, finanziamenti, inclusi quelli del settore privato. E quindi l'effetto leva di cui parlavo prima permette anche di attirare finanziamenti delle banche commerciali. Senza dimenticare appunto il fatto che noi abbiamo una stretta conformità ad alti livelli ambientali. Puntiamo ad essere la banca climatica dell'Unione Europea, e quindi abbiamo queste aspettative, queste procedure molto molto importanti per tutti i nostri progetti in Africa. E certamente appunto con la Commissione Europea cerchiamo di allinearci agli obiettivi europei per lo sviluppo e quello che è lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le famose SDGs, che cerchiamo di valorizzare con l'impatto alla cooperazione e dando anche una più alta visibilità all'Unione Europea. E vengo quindi al cuore della mia presentazione, che proprio riguarda il programma europeo per gli investimenti esterni e come noi usiamo il nostro blending, quello che appunto certi di voi avete già sentito l'uso della parola blending, perché è questo combinare di prodotti prestito della BEI con questi fondi sovvenzionati dalla Commissione Europea, i grants oppure le sovvenzioni finanziarie che la Commissione Europea può dare accesso a noi come partner europei. E questi permettono di finanziare progetti ad alto livello di rischio, come vi dicevo, e ridurre il costo di finanziamento insieme alla promozione di programmi a carattere sociale e innovativo. E quindi il mio collega Eprem vi ha già parlato dei tre pilastri di questo programma, e noi appunto abbiamo presentato alla Commissione Europea più di 5 programmi, di cui 4 comprendenti anche per il continente africano. E appunto vi volevo parlare di queste iniziative di accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, alla piattaforma di investimento per città sostenibili, alla piattaforma di diagnosi sulla salute che abbiamo sarato con la fondazione di Bill e Melinda Gates, e la garanzia a rischio parziale per l'energia rinnovabile con la CDP. Ecco, se posso elencarla adesso, dare un attimo un dettaglio su questi programmi. Allora, la prima premessa che vorrei fare, appunto, vorrei parlarvi di questi accessi, dare accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. Dovrei dirvi appunto che la BEI non finanzia direttamente le piccole e medie imprese, perché appunto noi siamo più wholesale, facciamo più finanziamenti diretti alle grosse società,
Diciamo che il nostro tipico prestito sarebbe di almeno 20 milioni di euro e non di meno, perché appunto abbiamo un livello di volume talmente elevato che cerchiamo di finanziare i grossi progetti direttamente, ma i progetti che non vengono finanziati, che non possono essere finanziati indirettamente, che hanno un volume molto più basso, cerchiamo di intermediare con banche locali commerciali oppure con banche europee che hanno sede o filiali in Africa. E quindi questa è la premessa che volevo dirvi. Il fatto appunto che stiamo cercando di mettere questa iniziativa di dare accesso alla finanza, alle piccole e medie imprese anche in Africa, come nei paesi limitrofi all'Unione Europea, è stato creato appunto questo programma con la Commissione, per la quale ci sono due operazioni contestuali. Una è la garanzia di portafoglio che è coperta dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile. Quindi questo fondo ci dà 100 milioni di euro di garanzia per coprire i rischi commerciali su questi prestiti. E noi, come BEI, diamo linee di finanziamento a queste banche locali fino a 1 miliardo di euro. Quindi possiamo, diamo accesso a queste banche locali per dare credito a medio-lungo termine a queste piccole e medie imprese. Ci sono certamente appunto tantissimi bisogni, appunto particolarmente adesso nella zona, in questo momento di Covid-19, dove le banche o le piccole e medie imprese si trovano con insufficienze di liquidità. Quindi cerchiamo appunto di venire incontro a questi fabbisogni che hanno proprio anche per mantenere i livelli di occupazione e poter dare accesso a questi finanziamenti per continuare con le loro operazioni e poter anche espandersi, cambiare mercati o aumentare le linee di prodotto che hanno. E questi vengono appoggiati appunto da condizioni finanziarie migliorate, quindi sono migliori tassi di interesse, la durata del prestito è fino a 10 anni, quindi abbastanza lungo termine, e ci sono delle ottime caratteristiche generali per questi finanziamenti. Come vedete dal grafico sulla sinistra, questi finanziamenti quindi vengono appoggiati dalla Commissione Europea per quanto riguarda il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile e della Banca Europea per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese. E questo è un po' un grafico per dimostrarvi fino a quale livello queste garanzie coprono i fabbisogni delle piccole e medie imprese. Sappiamo che appunto l'apporto che possiamo dare è che questi intermediari finanziari selezionati potranno così avere accesso a maggiori rischi, quindi con le piccole e medie imprese più a rischio, anche appunto se hanno bilanci non favorevoli e che possono anche non avere bisogno di dare talmente di collaterale garanzie alle banche. E così cerchiamo anche di sostenere l'occupazione locale, perché sappiamo appunto che questo momento di crisi macroeconomica può dar luogo a ripercussioni finanziarie abbastanza importanti. Quindi noi diamo un tasso di garanzia sui singoli prestiti dal 50 all'80% con questa garanzia della Commissione Europea. I pagamenti della BEI sono limitati a un totale del 20% del portafoglio di ogni banca a cui vengono erogati i finanziamenti e noi con questo 100 milioni di garanzia abbiamo un effetto leva del 10 volte, perché il nostro portafoglio può essere avanzato fino a 1 miliardo di euro. Le valute per questi finanziamenti variano appunto dall'euro al dollaro alla valuta anche valuta locale. Possiamo fare anche finanziamenti in moneta locale in certi paesi, non tutti quelli africani. E garantiamo, diamo questa garanzia che ci viene conceduta dalla Commissione Europea alle banche locali. E questi sono appunto un resume dei programmi che abbiamo, anche speciali per questo momento di Covid-19. Il nostro secondo programma è quello, e forse non vorrei tanto passare tanto tempo, è proprio per stimolare investimenti privati anche per le municipalità. Sappiamo appunto che al giorno d'oggi il 50% della popolazione globale vive già in centri urbani e in 20 anni si aspetta che ci saranno 70% della popolazione globale che abiterà appunto in centri urbani, creando delle esigenze e degli investimenti molto molto importanti per le municipalità e i comuni
in Africa. Quindi si è provveduto a fare queste richieste di finanziamento tramite il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile per avere delle garanzie, questa volta non per le banche locali, ma piuttosto per i fondi di investimento. Quindi questa volta noi finanziamo con 37 milioni di euro di garanzia che siamo riusciti ad ottenere dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile, riusciamo a finanziare i finanziamenti fino a 150 milioni di euro. E questi li approvvigiamo con i fondi di investimento per le infrastrutture per l'Africa. E quindi questi finanziamenti poi andranno a coprire fabbisogni di infrastruttura, trasporti, rilevanza ambientale, capacità di recupero urbano, gestione idrica, efficienza energetica, tutti quei fabbisogni che i comuni e le municipalità africane potrebbero avere fabbisogni. Quindi questo non tanto per le piccole e medie imprese, ma piuttosto per i fondi di investimento di infrastruttura. Passo avanti perché appunto so che il tempo stringe. Il terzo programma che abbiamo, questo è abbastanza importante perché è rilevante per il contesto attuale del Covid-19, dove stiamo cercando di avere sforzi per ottenere un sistema di salute pubblica che vengono compromessi dalla scarsa opportunità di accedere a servizi di diagnostica sanitaria adeguati. Infatti i laboratori privati non sono tanto presenti in Africa proprio perché manca l'interesse del settore privato a espandersi in questo mercato perché hanno i rischi elevati per quanto riguarda i pagamenti sia da clienti che dal governo. E quindi se la gente non ha modo di sottoporsi a questi test, a queste diagnosi, certo che la salute e il livello di mortalità in Africa va sempre aumentando. Quindi stiamo cercando con la Gates Foundation di trovare una soluzione per poter dare accesso a test di laboratorio di diagnosi per la salute anche al settore privato. Quello che vedete, infatti, scusatemi per l'inglese, ve lo traduco, è il fatto che abbiamo questo partenariato con la Bill & Melinda Gates Foundation, che sono stati diciamo, all'origine di questo programma, e il loro intervento proprio prevedeva di cercare di migliorare le condizioni per le diagnosi sanitarie della popolazione, specialmente quelle a reddito basso in questi paesi subsahariani in Africa. E questo con la creazione di partnership dal livello pubblico e a livello privato per poter instaurare una certa di risking e valorizzazione di queste imprese anche in paesi africani. È molto importante avere l'ownership dei contatti locali, quindi abbiamo sempre discussioni con i vari governi e stiamo avendo diverse discussioni con paesi in tutta l'Africa per poter dare accesso a questo tipo di iniziative. E l'idea sarebbe di promuovere investimenti privati di laboratori di diagnosi per avere queste efficienze nelle diagnosi di servizi sanitari, specialmente visto alti livelli di HIV, malaria, tubercolosi e adesso anche Covid-19. Quindi prevediamo un package finanziario per la quale la Gates Foundation, Bill e Melinda Gates, metteranno 12,5 milioni di euro per l'assistenza tecnica e il nostro programma europeo per lo sviluppo sostenibile ci aiuterà con assistenza tecnica di altri 12,5. Quindi avremo un package di 25 milioni di euro per aiutare queste imprese a mettere su questi programmi, quindi tutti di fattibilità, come diceva Efrem, di assistenza tecnica per dare la capacity anche agli istituti locali, al governo, mettere la regolamentazione e le direttive per poter assistere a questo tipo di imprese. E noi useremo poi le garanzie che ci verranno fornite dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile per coprire i finanziamenti della BEI. Quindi se noi avremo fino a 80 milioni di euro di garanzie, potremmo erogare finanziamenti fino a 88 milioni. Questo dando appunto la possibilità di garantire prestiti fino all'80-90% del totale con queste coperture di rischio. Quali sono i rischi? Appunto il mancato pagamento se si tratta
di clienti del governo, il rischio del pagamento che il governo non paghi l'ente privato, oppure il rischio che i clienti del settore pubblico, essendo appunto a reddito basso, non riescono a poter effettuare i pagamenti alla società. E questi sono i tipi di garanzie che vorremmo mettere in luogo per i prossimi 2 mesi. Ci stiamo proprio avviando per poter cominciare con questa operazione. Stiamo guardando paese per paese adesso su quali possiamo iniziare. E il quarto e l'ultimo programma di cui comincio a parlarvi, poi lascerò la parola ai colleghi della Cassa dei Depositi e Prestiti, è questo della Garanzia Europea per l'Energia Rinnovabile. Quindi abbiamo visto e sappiamo, siamo coscienti del fatto che in Africa il tasso, appunto, più di 120 milioni di case non hanno ancora accesso all'energia elettrica. E quindi cerchiamo, vedendo che appunto la lentezza di governi africani nel promuovere la generazione di nuove fonti di elettricità, cerchiamo appunto al massimo di poter facilitare la promozione di questi tipi di investimenti dal settore privato. Quindi per promuovere impianti di energia rinnovabile in tutta l'Africa subsahariana e ridurre il rischio al fornitore di energia, quindi all'investitore privato, del mancato pagamento dalla parte dell'offtake, quindi del distributore di energia, che spesso appunto pubblico, essendo l'ente di distribuzione di energia ai clienti locali. E questa è appunto la chiave per questi investimenti in Africa, perché sappiamo che tanti di voi investitori che stanno vedendo come ampliare i vostri programmi di investimento, specialmente anche nella parte Africa Energy, dove vedete che ci sono questi alti livelli di rischio di non mancato pagamento. Quindi la proposta che abbiamo fatto alla Commissione è questo programma di European Guarantee for Renewable Energy, queste garanzie per l'energia rinnovabile, perché sono garanzie parziali a favore dell'ente privata di produzione di energia rinnovabile. Questo appunto per coprire le obbligazioni dell'offtake locale. E questi, come gli altri programmi, queste garanzie che vengono concesse dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile potranno essere combinate con assistenza tecnica, appunto assistenza ai business, anche specialmente per il settore pubblico, perché in questo caso appunto non hanno regolamentazione adeguata oppure gli manca la possibilità di avere avvocati o di strutturare i finanziamenti per poter dar luogo a questo tipo di tender o di avere mettere tutta la regolamentazione in luogo e anche di poter aiutare l'offtaker, quindi il distributore di energia locale, di poter aiutarlo a livello di gestione, di finanza, della loro finanza, della gestione, del management della loro impresa. Quindi con la garanzia del Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile, che verrà concessa non solo ai nostri colleghi della Cassa dei Depositi e Prestiti, ma anche all'Agenzia Francese di Sviluppo, come alla Banca di Sviluppo Tedesca, ma non alla BEI, perché noi abbiamo già i nostri fondi ad alto rischio che possiamo utilizzare, e queste garanzie potranno essere aiutare a finanziare questi investimenti da questi independent power producers, questi produttori di energia indipendenti. L'importante appunto questa garanzia deve avere la controgaranzia dell'offtaker, che sarà appunto un ente pubblica, oppure avere la controgaranzia dal governo del paese in cui avrà luogo questo investimento. E come dicevo prima, l'assistenza tecnica sarà per aiutare i governi a mettere su la politica e la regolamentazione per poter dar luogo a questi investimenti. Chiudo questo momento perché appunto vorrei dare adesso la parola ai colleghi della Cassa dei Depositi e Prestiti che continueranno a dare più dettagli su questo programma e sarò disposto a rispondere alle vostre domande a seguito di questo intervento. Grazie. Grazie a lei, dottor Cocuzza. Esposizione molto approfondita, interessante, che ha suscitato infatti anche numerose richieste di chiarimento. Procediamo con la prossima
La relazione sarà tenuta dall'ingegner Martina Colombo, responsabile dei finanziamenti sovrani multilaterali e blending partnership di Cassa Depositi e Prestiti. Dunque, stiamo a questo proposito, come nel precedente, per le precedenti relazioni, lanciamo la sondaggio iniziale. Prego. Prego la regia di lanciare il sondaggio, quindi prego i partecipanti di rispondere. Quale strumento finanziario sarebbe di maggiore supporto alla tua azienda per investire in Africa? Quindi finanziamenti, garanzie, equity o finanza strutturata, e qual è l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti più indicato per promuovere l'investimento ed incentivare aziende italiane a perseguire iniziative e progetti in Africa. Anche qui ci sono diverse opzioni. Prego, rispondete. Ancora qualche secondo. Direi che possiamo chiudere l'indagine. Ecco, per quanto riguarda gli strumenti, sicuramente i finanziamenti, ma anche le garanzie giocano un ruolo molto, molto importante. E qua, in merito all'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, sono finanziamenti dedicati a joint venture, apposite create per realizzare dei progetti di impatto. Comunque anche finanziamenti dedicati al supporto della filiera rete sono molto gettonati, diciamo. Ok, bene, possiamo partire con la relazione. Prego, dottoressa Colombo. Grazie, dottor Lovato, buona tarda mattinata a tutti. Come avete sentito, sono Martina Colombo, mi occupo di una serie di cose nell'ambito della direzione cooperazione internazionale di CDP, che è uno dei quattro pilastri del business in cui CDP opera. CDP è storicamente la banca nazionale di promozione italiana. Il mandato, in questo siamo abbastanza simili alla BEI, nel senso che la maggior parte delle nostre attività naturalmente è concentrata come primaria attenzione allo sviluppo dell'Italia, ma abbiamo anche noi un'operatività al di fuori dei confini che è molto giovane. Abbiamo ricevuto il mandato per legge nel 2014, poi ci sono voluti naturalmente diversi anni per portarlo a terra, a regime, e da un paio d'anni stiamo lavorando in maniera più vigorosa anche per portare il nostro contributo accanto agli stakeholder tradizionali della cooperazione internazionale, Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione e Agenzia Italiana per la Cooperazione, nei paesi partner. Per noi è molto importante questo ruolo di partnership con i donatori, in primis la Commissione Europea, da cui anche il focus del seminario di oggi sul piano di investimenti esterno dell'Unione. Abbiamo partecipato con grande successo all'implementazione del piano degli investimenti interno,
il cosiddetto volgarmente piano Juncker, e noi altrettanto volgarmente chiamiamo questo piano Juncker esterno. E diciamo, il nostro contributo all'interno di questo programma è stato proprio un po' anche fare tesoro di quello che avevamo appreso nell'implementazione del piano Juncker interno, nel trasporlo, diciamo così, al di fuori dei confini. Allora, condivido, sperando di non fare pasticci, la presentazione. Mi sentite bene? Spero che l'audio sia buono. Dottor Lovato, si sente bene? Mi dà un cenno? Sì, sì, si sente bene. Perfetto. E vedete anche le slide, giusto? Sì. Perfetto. Ok. Allora, qual è il ruolo di CDP nell'ambito di questo piano degli investimenti esterno, piano Juncker esterno, e qual è, diciamo, il nostro contributo al supporto del settore privato? È collegato con me il dottor Giulio Dalmagro, che è responsabile dell'area Development Financing all'interno di CDP. Io, come abbiamo detto, mi occupo più della parte settore pubblico e blending, e poi il dottor Dalmagro è con me e potrà anche meglio rispondere alle domande specifiche dei nostri clienti, che in ultima istanza appunto sono le aziende. Allora, proseguo per darvi continuità con quello che abbiamo sentito prima dal dottor Cocuzza, con il nostro contributo, cioè i nostri programmi all'interno del piano di investimenti esterno, e poi faccio una brevissima carrellata su quello che possiamo fare anche oltre il piano di investimenti esterni, dando però comunque spazio alle domande, quindi cercherò di non rubare troppo tempo. Avete sentito che questo piano è una serie. Le iniziative sono diventate prestiti, e uno, diciamo, che poi quello che avete sentito nominare da Carmelo, della piattaforma salute, così come in maniera più semplice la chiamiamo noi, su cui anche noi stiamo cercando di dare il nostro contributo insieme alla Banca Europea. CDP opera nei programmi sempre in partenariato con altre istituzioni finanziarie, questo anche perché è uno, diciamo, dei requisiti, no? Che la legge che ci dà questo ruolo ci chiede di fare, quindi un valore per noi molto strategico delle partnership con le altre banche, e come vedete, diciamo, le iniziative sono poi corrispondono alle finestre, no, del piano di investimenti, in particolare la European Guarantee for Renewable Energy nella finestra dell'energia, e due programmi a supporto delle piccole e medie imprese. Quindi proseguirò e completerò quello che avete già ascoltato per quanto riguarda le energie rinnovabili, e poi mi concentrerò sui programmi per le piccole e medie imprese. Due precisazioni importanti per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese. Casse, depositi e prestiti, molto similmente a quanto fa la BEI, perché i due modelli operativi sono molto simili, sia in Italia che al di fuori dall'Italia, non opera direttamente con le micro, piccole e medie imprese. Quindi anche qui sentirete parlare degli intermediari su cui noi ci appoggiamo per raggiungere le micro, piccole e medie imprese. Altro punto importante: la nostra operatività fuori confini dell'Italia è, diciamo, in primis a favore di beneficiari che sono nei paesi partner. Qui parliamo di piano di investimenti esterno della Commissione, quindi paesi partner della Commissione europea. Questo non significa che le aziende italiane non hanno degli interessi, anzi, però la cosa importante è, diciamo, la presenza locale che ci deve essere nei paesi partner. Allora, completo, diciamo, il quadro che vi ha dato Carmelo su EGRE. Questo, come dicevamo, è un programma di promozione degli impianti di energie rinnovabili nell'Africa subsahariana. Quindi l'obiettivo è fornire delle garanzie parziali di rischio per sostenere gli IPPs, quindi i produttori di energia indipendenti. Il programma ha una dotazione di garanzie IFSD, quindi le garanzie della Commissione del Piano per gli investimenti esterni, molto importante. Sfioriamo qui quasi i 170 milioni di garanzie che con l'effetto leva mobiliteranno un importo elevato, importante, di finanziamenti del settore privato, ed è accompagnato da risorse dedicate all'assistenza tecnica a fondo perduto. Le risorse per l'assistenza tecnica avranno due obiettivi: fornire, no? Aiutare a creare il cosiddetto investment climate, come raccontava Efrem all'inizio, no? Quindi
aiutare a creare il clima favorevole per gli investimenti, con un approccio anche, consentiteci di dire, lo stiamo sempre di più ora verificando, no? Sul campo, mettendo piano piano a terra questi programmi tailor made, paese per paese, nessun paese uguale, ognuno ha la sua storia, ognuno ha i suoi problemi, le sue caratteristiche, quindi diciamo da parte di noi banche di sviluppo è importante, come dire, calarci nella realtà locale per capire esattamente quali sono le problematiche e anche un po' chirurgicamente andare a risolvere dei problemi che magari altri prima di noi avevano anche già iniziato a risolvere. E poi capacity building, diciamo più sugli intermediari, affinché possano mettere a servizio degli IPPs, in questo caso le garanzie della Commissione europea. Questo grande partenariato delle tre principali banche di sviluppo, l'agenzia francese, l'agenzia tedesca e CDP insieme alla BEI, ecco, ha l'obiettivo di aiutare gli IPPs praticamente un po' in tutta l'Africa subsahariana. Vedete nella cartina sigle e diciamo tratteggi diversi, è l'esercizio anche non semplice, non vi nascondiamo, che stiamo proprio in questi diciamo mesi portando avanti con la Commissione per assicurare, primo, che strumenti già esistenti, ad esempio vi ha citato il dottor Cucuzza, le facility dell'Africa Trade Insurance già attive a supporto dell'energia rinnovabile siano efficacemente conosciuti e utilizzati dagli IPPs, e laddove questi strumenti diciamo già esistenti che stiamo in qualche modo potenziando non sono disponibili o non sono efficaci, interveniamo con delle garanzie diciamo più dirette. Okay, quindi diciamo, l'obiettivo che stiamo in questo momento perseguendo è cercare di mappare esattamente dove possiamo fare leva sugli strumenti già esistenti con la Africa Trade Insurance in particolare, ed è la facility che qui vedete chiamata Residual Liquidity Support Facility RLSF Plus ed anche la Africa Energy Guarantee Facility AEGF. Ovvero laddove Africa Trade Insurance è presente solo parzialmente o è presente in maniera non efficace, supportare con ulteriori programmi di garanzia, a questo punto più dirette, con e senza sovereign recourse, a seconda delle controgaranzie che poi i paesi effettivamente possono o riusciamo a farci dare come banche di sviluppo, e diciamo con un intervento quindi a questo punto un po' più diretto e meno intermediato appunto da altri soggetti. Come vedete nella seconda, diciamo nella metà destra della slide, la Commissione è molto esigente in termini di impatto che noi andiamo a creare. Questo mi aiuta a introdurre un altro concetto importante che è un filo conduttore dell'EIP, così come lo è stato del piano Juncker. Il concetto è che questi programmi non sono programmi di aiuto, non sono programmi di risorse a fondo perduto disponibili a sportello. È una logica questa di transizione da un utilizzo delle risorse a grant più tradizionale, a fondo perduto, magari un pochino più nota, classica, una logica di aiuto verso questi paesi, a una logica in cui le risorse scarse pubbliche dell'Unione Europea vengono utilizzate come garanzie per attrarre le risorse del settore privato in forma di investimenti a favore di questi paesi. Questo è un concetto importante perché le garanzie, siccome noi siamo poi banche e quindi dobbiamo analizzare questi rischi, no? Che noi e la Commissione tramite noi si assume, questi programmi, questi progetti che noi andiamo a supportare devono essere progetti che stanno in piedi dal punto di vista economico-finanziario. E non solo, sono progetti che devono anche creare un impatto positivo, quindi creare posti di lavoro, assicurare che gli obiettivi del Green Deal vengano perseguiti, della digitalizzazione, tutti gli obiettivi che la dottoressa Montesi e il dottor Garlando prima di me vi hanno raccontato. Noi siamo misurati su questi obiettivi, quindi quando parliamo di assistenza tecnica dovete immaginare che noi possiamo accompagnare le imprese un po' nella strutturazione dei programmi in modo tale che fittino con questo framework, con questo diciamo approccio, e che quindi ci assicuri di poter dimostrare, no, poi ai nostri stakeholder, alla Commissione europea, che effettivamente i progetti che abbiamo supportato rispondono a questi obiettivi.
Ora passo in rassegna i nostri due programmi a supporto delle medie imprese. Allora, ne abbiamo due. Il primo è Inclusify, che è rivolto alle micro, piccole e medie imprese africane. Mi spiace un po' dirlo, ma grazie al Covid-19 la Commissione ci consente di implementare il programma in tutta l'Africa, mentre inizialmente, diciamo, Inclusify aveva un set di paesi ben preciso, identificato, che vi comunque voglio raccontare perché spiega un po' le radici di come è nato questo programma e in qualche modo ne delinea le caratteristiche essenziali. Inclusify infatti è un programma di inclusione finanziaria guidato dalla diaspora, no? Quindi l'obiettivo è sostenere micro, piccole e medie imprese locali, in particolare con attenzione ai giovani e alle donne, nei paesi da cui proviene la diaspora europea ed italiana. E cerca di favorire anche la canalizzazione del risparmio dai paesi europei dove la diaspora lavora, si è stabilmente insediata e quindi contribuisce, no, anche a, come dire, al benessere economico dell'Europa, cercare di anche aiutare in maniera virtuosa il trasferimento di questo risparmio accumulato in Europa verso i paesi di provenienza, affinché anche lì la popolazione possa avviare programmi di investimento. Lo dico con anche un po' di orgoglio, perché nel bilancio della Cassa Depositi e Prestiti penso sappiate che la nostra principale fonte di raccolta è il risparmio postale. C'è quasi 1 miliardo di raccolta di libretti e buoni postali da non italiani, che però residenti in Italia. E quindi nel momento stesso in cui la Cassa impiega fondi verso questi paesi, e sono prestiti, quindi auspicabilmente sono fondi che avranno, come dire, verranno restituiti, creeranno un comportamento virtuoso, no? Anche in questi paesi, stiamo di fatto impiegando anche il risparmio della diaspora che è residente qui in Italia. Quindi abbiamo detto inclusione finanziaria, garanzie di portafoglio, molto simili a quelle che vi ha raccontato il dottor Cucuzza nel programma BEI, quindi non mi soffermo sui tecnicismi, sono, diciamo, garanzie agli intermediari, molto simili a quelle che avete già ascoltato, e assistenza tecnica, quindi diciamo, supporto alle istituzioni finanziarie locali. Noi in particolare qui ci concentriamo sulla microfinanza, no? Sono le piccole istituzioni locali in questi paesi della diaspora che, per citarvi qualche esempio, Marocco, Senegal, Tunisia, Mali, ma anche Ghana, Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda erano, diciamo, il nostro primo focus geografico, che però, ripeto, ora è tutta l'Africa. Quindi assistenza tecnica che aiuta queste istituzioni finanziarie a implementare le garanzie. E non è scontato che questo sia una cosa semplice da fare. Quindi chi ha piccoli business, promotore di piccoli business, e quindi piccole e medie imprese nell'Africa subsahariana, in questi paesi, potrà beneficiare, tramite gli intermediari locali che andremo a garantire, delle risorse della Commissione, tramite il programma Inclusify, che è in partnership con l'Agenzia Spagnola di Sviluppo. Ok, queste cose ve le ho già raccontate. Anche qui, come vedete, grande focus sull'impatto, oltre che su, diciamo, la strutturazione finanziaria dell'iniziativa, su cui poi noi siamo misurati dalla Commissione Europea. L'ultimo programma che vado a raccontarvi è Archipelagos, One Platform for Africa, che ambisce a sostenere le PMI africane più dinamiche, ad alto potenziale di crescita, e diciamo, l'obiettivo è quello di accompagnarle verso il loro percorso di crescita manageriale attraverso un programma di formazione molto strutturato, già testato in Marocco e in fase di testing in Costa d'Avorio, che si ispira anche a modelli italiani di grande successo, e poi cerca di portarle verso il mercato dei capitali, l'apertura del capitale non più soltanto, insomma, alla famiglia che ha fatto partire il business, ma anche altri investitori, e le accompagna anche verso il mercato dei capitali in termini di, quindi amplia la possibilità per queste aziende rispetto alle forme di finanziamento cui possono accedere, quindi non più soltanto i classici finanziamenti bancari, ma anche li accompagniamo verso emissione di bond, di basket bond, che mette insieme
no? Magari più piccole e medie imprese, no? Le rende più forti nei confronti degli investitori e quindi aumenta le loro capacità di finanziarsi in un momento in cui sono in forte espansione di crescita e quindi magari le banche possono a un certo punto essere riluttanti nel concedere nuovo credito. Questo è un programma, vi dicevo, si ispira a un programma italiano di grande successo. L'orologio mi dice che ho finito il tempo, ma abbiamo praticamente finito. E grande successo in Italia e in Europa. Cassa Depositi e Prestiti con BEI, tra l'altro, ha lanciato il primo basket bond nel 2018, se non mi ricordo male. Io all'epoca mi occupavo del piano Juncker interno. In seguito il programma ha avuto ulteriori edizioni e questo è quello che stiamo anche cercando di creare in Africa. Tra l'altro mettendo in connessione le piccole e medie imprese africane che faranno parte di Arcipelagos con quelle del network italiano ed europeo. Ci saranno 7 hub che corrispondono più o meno ai principali nuclei in cui le borse valori locali, che sono i nostri partner dell'implementazione del programma, sono più forti, ma di fatto gli hub potranno servire da collettore per le piccole e medie imprese anche dei paesi circostanti che circondano questi 7 hub che noi abbiamo identificato. E il nostro partner in questo caso è la Banca Africana di Sviluppo, Africa Development Bank. Oltre il piano europeo, vi abbiamo raccontato un po' quello che facciamo nella blended finance, quindi progetti che sono a supporto del settore privato facendo leva sulle risorse pubbliche. La direzione è articolata in una area che si occupa esclusivamente del sostegno al settore pubblico, quindi prestiti agli stati, agli enti pubblici degli stati, alle banche multilaterali. Ma anche di una direzione dedicata al settore privato, Giulio Dalmago qui con noi è responsabile, che è dedicata appunto al sostegno del settore privato. Io mi fermo qui, nelle slide di backup poi avrete anche tutte maggiori informazioni e quindi siamo disponibili a questo punto per prendere le vostre domande. Grazie. Grazie, dottoressa Colombo. Siamo con un po' di ritardo, quindi partiamo direi subito con le domande che sono state formulate dai partecipanti. Non abbiamo richieste dirette per alzata di mano, per cui procederò alla lettura di alcune delle domande che sono state poste tramite la sezione question and answer. In particolare inizierei con una domanda per il dottor Garlando posta dal signor Giuseppe Gioia relativamente al settore della pesca artigianale, che è un settore molto sentito in Africa ed è fortemente richiesto il suo sviluppo. Ci sono dei sostegni europei per incentivare questo sviluppo, viene richiesto. Ok, domanda molto, molto interessante, sicuramente è vero, confermo, la pesca artigianale è sicuramente uno dei settori principali, anche in alcuni stati che sono magari un po' più fragili, mi viene in mente la Somalia, ci sono alcune piccole imprese italiane in Somalia che lavorano molto anche seppur con una instabilità politica molto molto grande. Da un punto di vista di finanziamenti, noi abbiamo in qualche modo incluso la pesca all'interno di quello che abbiamo chiamato all'interno dei programmi su agricoltura e agribusiness, in quanto il focus che noi abbiamo visto è molto simile come richieste a quelle che sono state dettate dall'agribusiness. Mi permetto semplicemente di magari indirizzare la domanda anche al nostro sito externalinvestmentplan.eu della Commissione Europea. Basta che venga scritto su Google External Investment Plan e avete tutti gli indirizzi. E lì ci sono anche magari più informazioni su quello che facciamo specificatamente su pesca. Grazie. Grazie a lei. Un'ulteriore domanda, sempre per lei, dottor Garlando, rivolta dal dottor Carpano, desidera conoscere le condizioni di eleggibilità delle
PMI in termini di fatturato, stato giuridico del proponente, valore minimo del progetto, eccetera. E poi, diciamo, riguardo a questi progetti, diciamo, sapere se resta fondamentale il ruolo come intermediario delle banche o se ci sia la possibilità di un contatto diretto con la Commissione europea. Questo al fine di cercare di snellire le procedure. Il proponente faceva riferimento in particolare un po' all'esperienza italiana recente sul Covid, che ha visto un po' la situazione incagliarsi sulle richieste delle banche, che quindi poi hanno previsto poi la possibilità di accedere ai finanziamenti non più a seguito di garanzie fornite alle banche, ma a seguito di autocertificazione. Ecco, se ci sono dei provvedimenti per cercare di snellire le procedure. Ok, questa è una gran bella domanda, devo dire. Allora, per quanto riguarda la domanda del dottor Carpano sulle condizioni delle imprese, delle piccole e medie imprese per accedere al piano europeo, penso di averlo già detto, ma è importante ripeterlo. L'Unione Europea non può garantire il rischio per diversi motivi. In primis perché la Commissione Europea non è una banca. E questo è importante sottolinearlo, perché noi possiamo essere in qualche modo i fautori di un programma politico di supporto all'internalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dei paesi, ma non siamo una banca, quindi non diamo, noi elargiamo finanziamenti, soprattutto per quanto riguarda investimenti piuttosto grandi, non siamo in grado, anzi riconosciamo che le banche europee hanno una capacità maggiore rispetto a quella che abbiamo noi. Quindi noi non guardiamo alla condizione, alle piccole e medie imprese, al tipo di investimento, ma abbiamo creato una sorta di one-stop shop, cioè ogni impresa, se va sul sito dell'Action Investment Plan, manda una domanda, presenta il proprio progetto e noi poi cerchiamo di mandare questo progetto alla Banca Europea, ma se mi permettete, alla Banca Europea più di riferimento. Però se mi permettete, trovo sia più utile che voi utilizzate i vostri canali o utilizzate anche il supporto delle vostre banche commerciali di riferimento, perché mi riconosco che alle volte queste domande di finanziamento possono essere purtroppo burocratiche. Va bene così? Ho risposto tutto? Spero di sì. Sì, mi pare di sì. Ancora delle domande per lei. Diciamo, come reperire il pipeline dei progetti in tema ambiente e nei diversi paesi africani? E quali fattori hanno limitato l'investimento sull'innovazione al solo l'1%? Che tipo di attività sono finanziate per l'innovazione? E per le azioni di assistenza tecnica, chi può proporle? Ok, diverse domande, tutte molto interessanti. Allora, per quanto riguarda perché l'1% di innovazione, è una bella domanda. Probabilmente alcuni degli strumenti che noi abbiamo visto come sviluppo al supporto alle imprese sono stati categorizzati in questo modo e non come supporto all'innovazione. Riconosciamo che ovviamente l'innovazione in Africa è un tema molto difficile da discutere, e più dal mio punto di vista l'impresa europea che porta in Africa determinati strumenti innovativi e determinate anche imprese innovative. E probabilmente anche una piccola lesson learned, cioè qualcosa che dobbiamo imparare per il futuro, che come Commissione europea per il prossimo budget dobbiamo puntare di più sull'innovazione. Lo dico anche in primo luogo a me, in quanto mi occupo molto di innovazione e pagamenti digitali, che sono in qualche modo all'avanguardia in Africa, ma che forse dovremmo sviluppare maggiormente. E per quanto riguarda l'assistenza tecnica, l'assistenza tecnica è decentralizzata, l'assistenza tecnica dell'EIP
per quanto riguarda ad esempio le garanzie è decentralizzata all'istituto finanziario, in quanto crediamo che sia maggior competenza in qualche modo dell'istituto finanziario gestire ad esempio un supporto alle banche per controllare i libri finanziari, i libri contabili, eccetera. Quindi questo è quello che abbiamo adottato. Non precludo che magari nel prossimo MFF si riesca anche a fare un approccio un po' più centralizzato da parte della Commissione europea, ma al momento non posso aggiungere altro. E era una precedente domanda, come reperire il pipeline dei progetti in tema di ambiente nei diversi paesi africani? La pipeline si continua e si sviluppa di giorno in giorno. È molto difficile, secondo me, avere una lista completa, anche perché sono le banche che in qualche modo hanno, gestiscono i progetti in prima istanza. Sul sito dell'External Investment Plan, molto presto, se non è già uscito, ci sarà una mappa con alcuni dei progetti e alcuni delle pipeline di riferimento, però è un, devo dire che è qualcosa che sarà anche sviluppato ogni giorno, praticamente, giornalmente. Ancora una domanda per lei. Il piano europeo degli investimenti esterni apre le porte anche alle nuove start-up, alle start-up italiane? Si sì. Può fare magari qualche esempio? C'è una bellissima iniziativa da parte dell'agenzia dell'istituto finanziario olandese FMO, a cui le imprese italiane possono partecipare, che si chiama FMO Venture, che si occupa di venture capital, quindi di sviluppo alle start-up di magari con grandi potenziale innovativo e, per lavorare in Africa. Questo è un esempio di, secondo me, molto utile a cui potete magari rivolgervi. Si chiama FMO Venture. Venture. Lo scrivo magari in chat. Ok. Dunque, alcune domande per il dottor Cocuzza. In particolare, come può accedere una piccola media impresa ai fondi BEI e se la BEI fornisce finanziamenti per piccole e medie imprese presenti in Algeria? Ecco, credo che ho già risposto a certe di queste domande per iscritto, ma appunto sono disposto a darle anche in modo verbale. Stiamo cercando, appunto, abbiamo più di migliaia di piccole e medie imprese che noi appoggiamo ogni anno, quindi non riusciamo a poter appoggiare direttamente, lo facciamo appunto, come dicevo nella mia presentazione, tramite intermediari finanziari. Quindi invito i partecipanti a visitare il nostro sito web, dove ci sono le liste di tutte le banche intermediarie che noi utilizziamo nei vari paesi africani. E un'altra richiesta, quali sono le condizioni di eleggibilità per le imprese? Abbiamo tutti i settori eleggibili, principalmente quelli appunto dell'agroindustria, agroalimentare, industriale, servizi, turismo. Non finanziamo appunto certi progetti come gli armamenti e certi progetti riguardo il gambling, ma tutti gli altri sono abbastanza leggibili. Non ci sono settori che escludiamo completamente. Tutto quello che è anche supermercati, retail oppure finanziamenti in proprietà viene fatto dalle banche commerciali, quindi noi non lo includiamo come nostro settore di importanza. E una domanda per Cassa Depositi e Prestiti, dovrebbe appunto essere rispondere il dottor Dalmagro. Quando entrerà in funzione il programma per le microimprese della diaspora, quando partirà Arcipelagos e chi sceglierà le imprese locali? Grazie. Dunque, io rispondo assolutamente a questa domanda, però forse avendo letto c'è una lunga lista di domande, quindi proverei magari a rispondere un momento a blocchi, se siete certo, d'accordo, certo. Poi vediamo
su specifiche varie, perché ho visto probabilmente si snellisce anche sì. Considerato che siamo un po' in ritardo, prego. Assolutamente, allora guardi, dunque innanzitutto alcune molto semplici, ci sono domande tipo: una società mista può accedere? Assolutamente sì, siamo molto contenti se vi fossero società miste che vedano imprese europee, italiane insieme a imprese di paesi emergenti. Certamente, ecco, qualcuno ha toccato il tema delocalizzazione. Ovviamente cerchiamo di evitare di sostenere progetti che vedano chiusure in Italia per aprire all'estero, quindi magari, ecco, la delocalizzazione non è un qualcosa che ci faccia impazzire, però, c'era anche un'altra domanda a riguardo, certamente progetti che vedano manifattura, sviluppo manifattura e trasferimento di know-how tecnico in loco sono cose per noi positive, quindi mi pare si parlasse nella domanda specificamente di energie rinnovabili, però le energie rinnovabili chiaramente sono interessanti per noi i progetti che vedano produzione, quindi certamente un parco eolico in Camerun era una delle domande, è un qualcosa che ci può interessare moltissimo, ma ci può interessare altresì un progetto manifatturiero di realizzazione in loco di alcune attività collegate al settore dei rinnovabili. Ovviamente se uno lo fa chiudendo la fabbrica in Italia, non può pensare che ci siano da parte nostra delle forme di supporto pubblico per fare una cosa del genere. Per quanto riguarda, c'erano varie domande su progetti di piccole e medie imprese. Allora, questo è un tema su cui anche con BEI dava un messaggio al riguardo. Certamente noi possiamo guardare i progetti, però un finanziamento diretto da parte nostra su progetti di piccole e medie imprese è complicato. Possiamo verificare o la possibilità di coinvolgere il partner finanziario locale che viene supportato attraverso questi programmi che vi abbiamo appena menzionato. Quindi se abbiamo dei contatti con la banca marocchina per il progetto Inclusify, chiaramente si può verificare di indirizzare la banca marocchina a guardare anche il progetto collegato alla piccola e media impresa. Come anche ci sono altre tipologie di intervento, penso a quello che sempre con il supporto della Commissione europea viene fatto insieme al European Development Finance Institution, l'associazione delle Development Finance Institution europee, con target rinnovabili e agri, che va a finanziare anche progetti di piccole e medie imprese. Quindi qualcosa anche su questo, in questo ambito può essere fatto, possiamo fungere da tramite sostanzialmente. Ecco, per quanto riguarda la domanda specifica per Arcipelagos e Inclusify, in realtà è più Martina è in grado di darvi una risposta precisa. Io direi che ci siamo, cioè è stato un programma che ha richiesto un tempistica di elaborazione abbastanza prolungate, anche perché programma ambizioso. Direi che siamo proprio alle battute finali su Arcipelagos. Martina sono stati firmati gli accordi con Commissione e con gli altri partner, quindi siamo veramente in una fase di stiamo partendo con le analisi con dei possibili partner, e Inclusify siamo poco dietro, quindi diciamo anche lì direi che ormai è una questione di mesi per cominciare concretamente a operare. Dunque, una domanda precedente, mi scusi. No, prego, assolutamente, se ho perso qualcosa. Magari aggiungo solo che, dunque, come CDP stiamo mettendo a punto una pagina dedicata, no, alle iniziative. E quindi suggeriamo alle imprese di tenere d'occhio il nostro sito internet, mettiamo magari riferimento all'interno della presentazione che verrà circolata, in modo tale che potete seguire gli aggiornamenti. E appunto, come diceva il dottor Dalmagro, è stato un processo molto lungo, articolato, perché quello che stiamo cercando di fare con la Commissione e le altre istituzioni è anche di non sovrapporci, cioè di creare dei programmi che coprano il più possibile geograficamente il continente, diano strumenti complementari che non si sovrappongano e che però cercano di raggiungere il maggior numero di paesi possibili. Quindi è un esercizio in itinere, è una cosa nuova, e come ogni cosa nuova ci vuole un po' di pazienza per metterla a terra. Una ulteriore domanda per il dottor Garlando e per gli altri relatori.
In che modo le attività di capacity building in misura di anticorruzione siano incluse nei programmi di governance and rule of law menzionati dal dottor Garlando e nei programmi di capacity building menzionati anche dagli altri relatori? È un'ottima domanda, mi pare di aver risposto anche per iscritto. Ci sono diversi programmi a livello nazionale, perché in materia prettamente a livello locale, anche perché ogni c'è una legislazione vigente, come ho detto, a livello del paese, e ci sono diversi programmi. Ora non so esattamente se in tutti i paesi africani, ho menzionato l'esempio del Kenya, ma posso anche menzionare ad esempio un progetto simile in Etiopia, dove si cerca in qualche modo anche di lavorare per la salvaguardia degli investimenti esteri, soprattutto nei quelli che chiamiamo industrial park, parchi industriali dei vari paesi. Dottor Lovato, vedo 4 mani alzate, tra l'altro. Esatto, vedo, ecco, chiederei alla regia di consentire la formulazione delle domande da parte dei partecipanti, prego. Perché purtroppo non riesco a vedere, a fornire i nominativi di vedere chi ha alzato la mano. Prego la regia di dare. No, credo però, ecco, aprire il microfono. Pronta, mi sentite? Sì, prego. Allora, la cooperazione tedesca, la GIZ, ha sviluppato una metodologia per la valutazione del rischio climatico dei progetti, cioè quanto un progetto è sensibile al cambiamento climatico, quanto il cambiamento climatico può pregiudicarne il successo e quanto a sua volta il progetto stesso può avere un impatto positivo o negativo sul cambiamento climatico. Ora, questa metodologia mi sembra essere assolutamente essenziale per valutare il rischio dei progetti sul medio termine, anche sul lungo termine, ma anche sul breve termine. Ora, mi sembra che usare questa metodologia in maniera sistematica, al momento in cui le vostre istituzioni vanno appunto a garantire contro dei rischi, sia una cosa importante. Vi chiedo se siete al corrente di questa metodologia, che poi fra l'altro è stata sviluppata ulteriormente dall'Università di Harvard. Io personalmente ho avuto occasione di insegnarla. Io ho una piccola impresa altamente innovativa che si occupa di cambiamenti climatici e di riduzione dei rischi dei disastri. Lavoriamo per le cooperazioni di tutto il mondo, per la comunità europea e via dicendo, e conosciamo bene questa metodologia. Ora, la mia domanda è se la conoscete, se operate qualche verifica rispetto specificatamente al rischio climatico sui progetti con un metodo sistematico. Ho finito. Prego, chi può rispondere? Posso provare a rispondere io, se poi anche gli altri relatori hanno alcuni chiarimenti, assolutamente sono benvenuti. Da un punto di vista, sì, conosco la metodologia, trovo che ci siano tante metodologie a riguardo quindi devo dire che l'Unione Europea sta lavorando molto anche in questo frangente, considerando tante ricerche, anche mi vengono in mente quelle che stanno facendo gli svedesi e gli olandesi in questo frangente, su in qualche modo lavorare a analizzare, etichettare quanto un determinato investimento di una determinata impresa è, riguarda il raggiungimento o no degli obiettivi di sviluppo globale, degli SDGs. Quindi mi viene in mente ad esempio un progetto che stiamo finanziando con la World
Benchmarking Alliance, che mira non solo a parlare di cambiamento climatico, ma al raggiungimento di tutti gli SDGs e in qualche modo a tutta la finanza sostenibile. Mi scusi, ma non è questo il punto. Non è una questione se un progetto contribuisce o meno al cambiamento climatico. È quanto quel progetto è messo a rischio dal cambiamento climatico. E su questo ci vogliono, nello stesso modo in cui si adottano delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e per la valutazione di altri rischi, ci vogliono delle regole, ci vuole un metodo. Può essere questo, può essere un altro. Però al momento in cui si usano soldi pubblici per progetti di sviluppo, bisogna garantirsi contro il rischio. E questa è una cosa specifica sulla quale ci vuole un metodo e usarlo. Deve essere una regola, non deve essere una cosa fatta ad hoc, caso per caso. No, assolutamente d'accordo, però probabilmente per quanto riguarda la gestione del rischio, penso che le banche di sviluppo qua presenti possono rispondere in modo migliore del sottoscritto. Sì, se posso intervenire io. La BEI ha già tutto un dipartimento per riguardo a tutti gli aspetti climatici, quindi ci sarebbe questo interesse a assicurarsi che il rischio climatico venga tenuto presente in tutti i progetti che finanziamo. Noi abbiamo già un memorandum di collaborazione con la GIZ, infatti io sono il coordinatore di questo memorandum e cerchiamo appunto di trovare punti di interesse comuni per migliorare il livello di servizi e di progetti che noi supportiamo. Quindi certamente è una cosa che personalmente non ne sono al corrente se abbiamo già preso contatto con la GIZ in questo riguardo, ma provvederò a seguire i miei colleghi a saperne se hanno già ascoltato o avuto esperienze con i colleghi della GIZ. Magari complemento lato CDP, anche noi naturalmente lavorando sempre in partnership con altre istituzioni, altre banche di sviluppo, gli standard si allineano un po', diciamo, naturalmente, perché lavoriamo appunto insieme. E gli standard per lo sviluppo sono standard esigenti ed elevati. A seconda dei donatori, a volte molto elevati. Dunque, ha alzato la mano il signor Sergio Strazzella. Chiedo di intervenire. Sì, mi sentite? Sì, no. Prego. Buongiorno. Allora, posto che più o meno mi sono chiari i principi macroeconomici che avete in qualche modo esplicato, vorrei comprendere come la mia piccola impresa italiana, che ha un progetto specifico per quanto riguarda l'agribusiness, ma non è importante nel merito, che ha comunque un progetto che prevede una cooperazione con piccole e medie imprese di quei paesi, quindi dei paesi dell'Africa, può interfacciarsi con queste istituzioni. Posto che mi sono chiari i limiti, che comunque le richieste vengono fatte tramite un'interlocuzione finanziaria con una banca locale, fatte direttamente dal partner del paese dell'Africa. Però vorrei capire io come posso interfacciarmi come impresa italiana che ritengo di avere a torto o a ragione una specificità che potrebbe essere utile per lo sviluppo di un business in quei paesi. Chi era rivolta la domanda? Principalmente alla Cassa Depositi e Prestiti e alla BEI, che credo siano gli interlocutori principali, se non vado errato. Benissimo. Ma provo magari intanto a dare qualche indicazione io, poi che ovviamente i colleghi possono integrare, anche i colleghi di BEI. Per questi programmi che abbiamo menzionato, lasciando un momento da parte EGRE, cioè la parte sulle energie rinnovabili, questi sono programmi, come abbiamo visto, destinati alle piccole e medie imprese locali. Quindi direi in questo caso probabilmente la modalità è un po' indiretta, nel senso che io immagino laddove avremo strutturato delle forme di intervento con delle istituzioni bancarie locali,
la possibilità sarà quella di ipotizzare dei contatti, anche con l'aiuto di ICE, tra l'altro, con delle sedi di ICE in questi paesi, dei contatti tra l'età, le istituzioni bancarie locali, i loro clienti che vengono finanziati attraverso questi programmi e società potenziali partner italiane, per verificare la possibilità di sostenere delle loro operazioni, dei loro progetti attraverso erogazioni di mutui da parte delle banche locali. Quindi io vedo la possibilità di farlo una volta che venga identificata l'istituzione bancaria locale, la possibilità di creare questo tipo di connessioni. Sentite? E l'istituzione locale devo individuarla io o tramite l'ICE? Cioè praticamente lei mi sta dicendo probabilmente tramite gli uffici dell'ICE, se non ho capito male. No, l'istituzione bancaria locale, però l'istituzione sarebbe titolata. No, l'istituzione bancaria locale viene identificata all'interno dei programmi Inclusify o Arcipelagos, anche potenzialmente da noi, dalla BEI, quindi l'istituzione bancaria locale è identificata a monte, cioè non è focalizzata sullo specifico progetto a cui lei è interessato, quindi l'istituzione finanziaria è identificata a monte. Eventualmente l'ipotesi è di collegare poi l'istituzione finanziaria locale alle imprese locali con cui voi intendiate sviluppare questa partnership. Però non è chiaramente la scelta dell'istituzione finanziaria locale non è guidata dal singolo progetto sottostante. Ci mancherebbe, io forse non sono stato chiaro, adesso mi è chiaro. Forse diciamo la domanda più precisa è: quindi potremo comunque consultare quali sono queste banche che hanno aderito ai progetti in un immediato futuro? Forse. Certo, chiaramente sì. Chiaramente sì. No, infatti l'idea è questa, di creare poi la connessione tra queste istituzioni finanziarie locali e potenziali progetti che possono essere suggeriti a queste istituzioni come ipotesi di lavoro anche per loro. Dunque, se non ci sono altri interventi, darei la parola a Massimo Zaurini della rivista Africa Affari. Prego, dottor Zaurini. Mi sentite? Sì, prego. Grazie, buongiorno. Una considerazione, o più considerazioni in realtà, più che una vera domanda, conoscendo poi la serietà e l'impegno degli staff che lavorano ai programmi che sono stati illustrati stamattina, mi chiedo con grande franchezza, è già venuto fuori anche da un paio di alcune delle domande, degli interventi, perché il sentiment che poi registriamo tra le imprese, no? Dalle imprese italiane, è che poi le aziende ritengono fondamentalmente irraggiungibili molti di questi programmi. Quindi perché questa sensazione di un qualcosa a cui non si arriva? Allora mi chiedo, il problema può essere l'assenza del sistema bancario italiano in Africa, dal momento che è stato detto chiaramente che quello è uno dei canali, oppure una scarsa conoscenza dei protocolli con cui arrivare a questi fondi da parte delle PMI? Per dire al dottor Cocuzza in particolare, mi piacerebbe sapere ad esempio che percentuale di PMI italiane rientra nei progetti illustrati. Perché lo dico? Perché magari ci sono altri paesi europei che hanno identificato degli strumenti per rendere più facile, più diretto il percorso. Ecco, grazie. Ecco, lei ha toccato un fattore che mi sta molto al cuore, questa cosa della mancata presenza delle banche italiane in Africa. Io sto vedendo tantissime iniziative dal governo francese con le banche francesi, Société Générale, Groupe Agricole, che si stanno avviando molto in Africa e danno appunto aiuti a queste società francesi che intendono investire in Africa. E appunto ben venga che anche le banche italiane potrebbero anche cominciare a instaurare dei rapporti con l'Africa. Quindi per ora sì, ci troviamo in una situazione dove le aziende italiane in Africa si devono appoggiare le banche locali, o appunto la più parte
nei paesi francofoni africani sono sempre le banche francesi, oppure nei paesi anglofoni le banche inglesi. Quindi ci trova a dover accedere a questo tipo di finanziamenti a livello di altre banche estere oppure banche locali. Noi diciamo che facciamo una valutazione di tutte le banche con cui lavoriamo e le partnership viene create sulla base appunto di una solidità sia del livello finanziario ma anche a livello di gestione di queste banche, guardando appunto tutti gli aspetti di collaterale e di governance di queste banche. E quindi appunto per ora le aziende italiane sono dirette verso queste istituzioni. Certo, suppongo che l'ICE e le ambasciate italiane possono raggruppare tutte quelle aziende italiane che cercano di avere accesso a questi finanziamenti e noi spesso con le camere di commercio facciamo delle presentazioni, noi abbiamo appunto degli uffici regionali per l'Africa meridionale, per l'Africa occidentale e orientale, di cui appunto ci forniamo, possiamo disporre di poter accedere a queste società italiane per poter dare consigli, più che altro consigli, per quanto si tratta di invitarli a presentarsi presso delle banche con cui noi lavoriamo per poter accedere a questi finanziamenti. Sì, magari aggiungo a quello che ha detto il dottor Cocuzza, effettivamente, oppure confermo, effettivamente il tema della presenza di banche italiane in loco chiaramente sarebbe un fattore di leva molto importante per aiutare le imprese italiane a intervenire, le imprese piccole e medie italiane a intervenire in queste geografie. Devo dire qualcosa, c'è, noi per esempio in Egitto abbiamo Banca Intesa che ha una un'importante presenza attraverso Bank of Alexandria. È solo quella, Giulio. Dicendo, lo so, tu lo dici, hai ragione, è vero, è così. Però su questo, insomma, noi speriamo, ovviamente non c'è un tema di lavorare solo con banche italiane, però è chiaro che laddove si vuole portare il tessuto delle piccole e medie italiane, la presenza di una loro banca di relazione sarebbe importante. Però ciò detto, questa idea di lavorare magari insieme all'ICE per organizzare degli incontri, una volta identificate queste istituzioni bancarie locali, organizzare degli incontri che consentano il contatto tra i clienti tradizionali di queste banche locali e potenziali piccole e medie imprese italiane è secondo me comunque una modalità interessante su cui lavorare. Bene, ha alzato la mano il signor Mario, prego formulare la domanda. Buongiorno signori, sono Mario Fonqua. Volevo chiedere fare una domanda. Per quanto riguarda la mia domanda, è un po' più, diciamo, particolare e precisa, nel senso che ho costituito un'azienda italiana e insieme a una piccola azienda che principalmente lavora, facciamo import e export con il Camerun in particolare. E noi abbiamo creato dei rapporti con delle aziende italiane, in particolare modo quelle che offrono servizi di trattamento dell'acqua, e abbiamo un progetto che è quello di mettere, perché c'è un reale problema dell'acqua potabile nelle zone sia rurale che nelle grandi città nei nostri paesi. La mia domanda era di capire un po' come possiamo accedere, qual è la procedura di preciso per accedere a un finanziamento per riuscire perché l'azienda italiana che produce queste casette è disposta anche ad aprire per poter offrire più posti di lavoro, cioè sono disposti anche a una un'internazionalizzazione, un'apertura verso il paese localmente. Quindi quale potrebbe essere la procedura per riuscire a fare un lavoro di questo tipo, nel senso come riuscire ad avere finanziamenti come azienda italiana che però non ha, ho capito che bisogna comunque avere partner locali
e per il momento la nostra azienda è semplicemente in Italia, ma non abbiamo ancora aperto una sede locale. Se è possibile farlo senza, o dobbiamo per forza comunque aprire localmente la sede. E la domanda era quella, quale può essere la procedura per riuscire a lavorare su questo aspetto del trattamento dell'acqua nella zona Africa centrale, partendo dal Camerun. Provo a prenderla magari io, non so poi se volete aggiungere commenti. Il settore è ovviamente un settore di forte interesse, e questi programmi che abbiamo menzionato sono dei programmi destinati a imprese africane, quindi il destinatario, diciamo, dei finanziamenti, quando parliamo dei programmi Inclusify e Arcipelago, sono imprese locali. E ciò detto, insomma, programmi che abbiano a che fare con il settore dell'acqua potabile sono programmi sicuramente di interesse, quindi se non sono diciamo, se non hanno come soggetto implementatore un'impresa locale, possono essere comunque in qualche modo analizzati. Però ecco, questi programmi di cui stiamo parlando sono programmi focalizzati su imprese locali o partnership, ovviamente, imprese certo. Locali con imprese estere. Posso fare un'aggiunta io da parte della Commissione? Sì. Il tema dell'acqua è un tema estremamente importante, anche alla luce di quanto abbiamo detto precedentemente per la lotta al cambiamento climatico. Devo dire che dal prossimo budget della Commissione, quello che, come ho spiegato, partirà dal 1 gennaio 2021, tra le varie garanzie e strumenti finanziari ci sarà uno strumento più rivolto a tematiche simili a quelle da lei menzionate, come l'acqua e la sanitation, la parte igienica in qualche modo, perché estremamente importante per lo sviluppo umano ed economico dei paesi. Però devo dire che se strumenti finanziari specifici in questa cosa saranno pronti in almeno un anno, dal mio punto di vista. Grazie per le risposte. Alzato la mano il signor Vanni, prego. Non la sentiamo. Sì, grazie. Volevo segnalare, chiedervi se avete qualche soluzione per un problema che riguarda l'innovazione. Io lavoro sull'innovazione, ho diversi brevetti e riguardano proprio la lotta ai cambiamenti climatici, la sostenibilità nei paesi in via di sviluppo e in particolar modo in Africa. Il grande problema è questo. Che quando si va a depositare un brevetto in Italia, l'Ufficio Italiano dei Brevetti ci mette 3 anni prima di darti la risposta se il brevetto viene approvato o meno. Nel frattempo, però, a un anno dal momento in cui hai depositato la domanda di brevetto, hai un limite di un anno per richiedere il brevetto internazionale e lì sono necessari degli investimenti. E l'impresa deve rischiare al buio di spendere 20-30 mila euro su un brevetto che non si sa ancora se l'Ufficio Italiano dei Brevetti te l'approva o non te l'approva. È chiaro che io in questa fase delicatissima in cui ho la mia tecnologia che la devo svelare a qualcuno, non posso andare a passare per l'intermediario di una banca non voglio intermediari, avrei bisogno di una garanzia, qualcuno che mi garantisce contro questo rischio per poter procedere nell'innovazione, cercare dei partner e via dicendo.
È possibile avere delle garanzie di questo tipo? Forse è una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere, perché le piccole e medie imprese hanno un grosso potenziale per l'innovazione, soprattutto in questa fase in cui dobbiamo andare verso una nuova normalità. Se vogliamo, si parla tanto di innovazione, allora diamo gli strumenti. Fra l'altro, a causa di questo problema, di questo ostacolo burocratico nell'Ufficio Italiano dei Brevetti, abbiamo il risultato che gli italiani pro capite depositano 12, le svizzeri depositano 12 volte più brevetti pro capite che gli italiani, quindi sono molto più creativi di noi, sembrerebbe. È un problema veramente da affrontare. Sì, certo, è un problema che non so fino a che punto siamo in grado, diciamo sicuramente è un dato di fatto, una constatazione, non so se qualcuno dei relatori è in grado di fornire qualche contributo in proposito. Diversamente darei la parola al signor Gianluigi Trivelli che ha alzato la mano. Prego, signor Trivelli. Buongiorno, posso parlare? Prego. Buongiorno, complimenti per questo webinar molto interessante. Il tema affrontato da una piccola e media impresa da poco fa, cioè del collegamento con le banche locali destinatarie dei fondi europei, è un tema essenziale perché l'Italia è fatta da piccole e medie imprese, salvo qualche eccezione di grandi imprese. Quindi, se noi vogliamo che le piccole e medie imprese italiane utilizzano, e quindi il sistema industriale italiano utilizzano i fondi europei, occorre collegare le nostre imprese con le banche locali destinatarie dei fondi, altrimenti i fondi europei saranno utilizzati quasi esclusivamente da imprese di altri paesi. Credo che sia una questione urgente da affrontare, una questione sistema paese, è necessario mettere in piedi un tavolo tecnico con il Ministero degli Esteri e con i fornitori dei fondi europei insieme all'ICE e a noi se ritenete. Grazie. Grazie a lei, dottor D'Agata. Dunque, ci sono alcune altre domande per la dottoressa Colombo, il dottor Dalmagro. Esiste la possibilità di finanziare studi di fattibilità e di impatto nell'ambiente delle fonti rinnovabili? Dunque, studi di fattibilità. Allora, ci sono fondi di technical assistance, cosiddetti di preparazione progetti. Questi fondi sono previsti, quindi direi sì. Ovviamente quando parliamo dei programmi che qui era stato accennato, quindi penso in particolare quelli di
di Archipelagos Inclusify, i fondi di assistenza tecnica saranno soprattutto per aiutare le istituzioni finanziarie locali a implementare questi strumenti. E quando parliamo di EGRE, è uno strumento sulle energie rinnovabili in cui invece l'assistenza tecnica andrà per favorire lo sviluppo dei progetti di energie rinnovabili sottostanti. Il progetto sul settore sanitario, perdonate, lo conosco poco, quindi non mi sento dire nulla in proposito. Comunque direi normalmente i programmi europei prevedono anche dei fondi di technical assistance per sostenere la fase di sviluppo dei progetti. Benissimo, dunque direi che a questo punto forse spero che non mi siano sfuggite delle domande che sono state proposte. Siamo andati un po' in là con i tempi, sicuramente anche per l'interesse suscitato dalle presentazioni, questo mi fa molto, molto piacere. Quindi direi ringrazio tutti per essere rimasti in collegamento e diciamo ricordo che il nostro ufficio di partenariato industriale e relazioni con organismi internazionali organizzerà nelle prossime settimane dei webinar di presentazione delle banche multilaterali di sviluppo. La settimana prossima il giorno 16 e il giorno 30 due seminari riguardanti la World Bank organizzati insieme a Deutsche e poi invece il 25 la presentazione della la banca asiatica delle infrastrutture e gli investimenti e ancora il 2 luglio una presentazione della World Bank in collaborazione con l'associazione Anima. Diciamo nel secondo semestre inoltre abbiamo in programma altri appuntamenti riguardanti la programmazione europea, un webinar di europrogettazione ad ottobre con la presentazione anche proprio di un manuale di europrogettazione che stiamo stendendo con la collaborazione di esperti e un webinar sulle novità della nuova programmazione 21-27 che contiamo di realizzare nel mese di dicembre. Benissimo, ritengo che ringrazio tutti anche per la pazienza di averci assistito fin qua. Vi chiedo gentilmente ancora qualche minuto di compilare il questionario di customer satisfaction. Chiedo alla regia di mandare anche le slide di riferimenti dei nostri riferimenti come ufficio di Bruxelles in modo da dare dei punti di riferimento per chi fosse interessato alla materia e appunto questo è l'ufficio partenariato industriale e rapporti con le istituzioni a sede qui a Roma responsabile la dottoressa Managò, ICE Bruxelles, responsabile il dottor Ferrelli e che si occupa della materia e la dottoressa Cianci e ovviamente le nostre sedi in Africa che vi possono supportare le aziende e assistere nell'approccio a questi mercati. Grazie ancora a tutti e alla prossima occasione. Grazie. Grazie a tutti, in particolare ai relatori. Grazie ancora e un saluto a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci.